Perché lei potrei averlo appuntato male, io nel caso mi corregga. Io ho appuntato alla sua risposta che le società vengono chiuse il 18 febbraio 18. No, No, c'è ho sbagliato. opposizione, non ha detto No, questo. no, No, no. non è un'opposizione, gli ho chiesto di No, sono correggermi. praticamente. Scusate, un po' precisare. Allora, Allora, c'è una sfasatura di il tempi. dottore ha letto che il 18 sono stati intimati i licenziamenti con efficacia dal 28 di febbraio. Poi noi siamo arrivati a Roma a metà marzo, perché siccome per fare eseguire il rilascio di queste mura era stata disposta l'ausilio della polizia giudiziaria precedente, e si rese disponibile solo a quella data. Ok, grazie per la precisazione, avevo sbagliato io negli No. appunti ovviamente. E il debito per cui viene chiesto e ottenuto il provvedimento monitorio, in che periodo si consolida? In che senso? A che epoca risale? Risale, credo, a quelle settimane di gioco, cioè dal 20 e poi dal 27 fino ai primi giorni dal 27, quindi fino al 2-3 di marzo, una cosa del genere, se dovrebbe essere. Senta, nel corso della vostra attività che dura dal 2009 per questa società, diciamo, al marzo 18, avete mai ricevuto richieste di rientro dai fidi da parte di ADM, SISA, alla concessionaria, No, eccetera, no, eccetera? no, no. Che io ricordi no, anche perché soprattutto la collega D'Agostino stava molto attenta a questa Sisal, difatti quando c'era il RID Sisal si cercava sempre di coprirlo, proprio per evitare che fosse sospeso il servizio. È mai stato interrotto, sospeso il servizio? Che io No. ricordi no. Che vuol dire coprire, Sisal? Si cercava sempre di coprire, ha detto lei. Coprire nel senso che arrivava il RID, quindi praticamente c'era la necessità di andare a pagare, a riversare il gioco, perché voglio dire, se io incasso 100 di gioco, no, lo devo andare a riversare nella settimana, perché praticamente poi magari arriva sia questo, però ripeto, di questo lo sa meglio Ok, la. senta, c'erano conti dedicati a queste varie attività dell'azienda? Allora, i conti che io ricordi erano solamente su Bancasella, Sì. filiale di Via Gallia, Sì. e c'era Margife, e c'era anche Palamara e Tortuga. Poi, nell'ultima fase, ci fu anche quando furono chiusi i conti con Bancasella, si aprì il conto al Banco di Napoli, mi sembra. Dal 2009 al 2018 avete mai chiesto al giudice delegato di essere autorizzati ad aprire conti per gestioni separate? No, credo di no, non mi ricordo. Senti, i contributi INPS della ditta individuale Palamara Grazia vennero pagati? In parte sì e in parte no, Ci può perché non c'è. quantificare quanto sì e quanto no o Non mi quanto ricordo, questo dovrebbe riparlare con Datto. no? Ok, senti, invece le vostre parcelle venivano pagate? No, anche è vero, perché voglio dire, non abbiamo mai avuto una parcella a carico, voglio dire, dei conti di gestione. Tant'è vero che poi ci sono state liquidate dopo, successivamente, poi a carico dell'erario il rimborso spese. Ma Allora non avete avuto anticipi nei 9 anni? no, 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 mai. Grazie. Avvocato Corretti, prego. Sì, grazie Presidente. Posizioni Palamara Antonio e Palamara Giovanni. Presidente, io il testo è occhiuto, ce l'ho anche in lista testi, però non è mio interesse fare contestuale controesame, perché non ho ad oggi idea se vorrò farlo in esame diretto o meno, e se per fare un esame diretto dovrò anche mettere a disposizione del Pubblico Ministero trascrizione di altro procedimento in cui su alcune questioni che riguardano alcuni capi di imputazione l'avvocato Occhiuto è stato già sentito in altro procedimento, quindi io procedo solo Lo controesamini. al controesame. Buonasera avvocato, io vorrei Buonasera. partire dalla questione l'ultima che ha trattato, perlomeno per quello che è di mio interesse oggi, col Pubblico Ministero, cioè la fase di chiusura della Tortuga e in particolare della ditta Palamara Grazia, a cui era
associata alla ricevitoria da tabacchi e quindi anche la, la licenza dei giochi del lotto. Lei ha più volte definito Palamara Giovanni gerente provvisorio, è questa l'esatta dicitura? Che non mi ricordo se è l'esatta dicitura. O era coadiutore della ricevitoria? Sì, una cosa del genere, coadiutore o gerente, era, comunque era nella sostanza era il soggetto che era autorizzato dal monopolio, poi come è preciso nella licenza non lo ricordo francamente. Negli atti della procedura lei si ricorda com'è? Lo traggo dalle vostre relazioni. Non lo so se l'abbiamo, come l'abbiamo definito, se l'abbiamo definito per come era riportato nella licenza, non mi ricordo. Guardi, per precisione, voi nell'istanza 10/2015 chiedete al giudice delegato di autorizzare a rinnovare le concessioni con i monopoli, confermando quale coadiutore di rivendita e ricevitoria il signor Palamara Giovanni. Questo è il dato che me lo confermo. Se questa è la redizione della licenza, allora ci siamo rifatti alla licenza. Da un punto di vista gestorio, sui conti correnti, lui che poteri aveva? Allora, lui aveva solamente il potere di versare l'incasso, di versare. C'era, all'epoca fu fatta, Banca Sella ci chiese un'autorizzazione, e previa noi autorizzazione il Tribunale ci fece autorizzare in questo senso, come presentatore di operazioni allo sportello, cioè lui materialmente si recava in banca con i soldi e versava. Poi noi settimanalmente o ogni dieci giorni controfirmavamo le distinte. Su queste operazioni la dottoressa D'Agostino poi era quella deputata a seguire, diciamo, queste situazioni. Questo però a turno Palamara Giovanni, questo? Palamara Giovanni. A turno stava dicendo? A turno poi, a secondo praticamente, ci facevamo i turni a salire a Roma, chi saliva poi firmava praticamente le distinte, voglio dire. E comunque voglio dire ogni operazione era poi anche conosciuta, perché c'era la banca e ci metteva tutti su via mail. Lei prima ha fatto riferimento all'invio delle lettere di licenziamento, quando avete deciso di chiudere... Sì. Tutte le attività che erano sotto la vostra gestione giudiziaria. Queste lettere vennero spedite per posta raccomandata o vennero consegnate? Allora, se persone? Non ricordo male, se ne occupo d'Attola, però credo che siano state spedite per lettera raccomandata. Però per avere, diciamo, conferma posso chiedere ad Attola. Sì, ad Attola, oppure non so se ne l'abbiamo prodotte. Forse l'abbiamo, non so se l'abbiamo prodotte nella... No, glielo dico perché non mentre io di altre poste raccomandate nelle vostre relazioni che depositate le ho trovate, in questo caso no, quindi volevo questo dato. Non me lo ricordo sinceramente. Ha fatto riferimento prima nel corso di domande del Pubblico Ministero a uno scambio di comunicazioni tra Dattolo e Palamara Giovanni, in cui Palamara Giovanni asseriva di aver consegnato le chiavi del bar, che comprendeva sia, diciamo, bar che tabaccheria, in via autonoma antecedentemente, da quello che ho capito, alla data di chiusura. Questo è il senso? Sì, no? Se non ricordo male è un telegramma, perché lui risponde al telegramma mandato da Dattolo, un altro telegramma nel quale dice questo, che lui praticamente aveva cessato l'attività nel momento stesso in cui aveva e consegnato le chiavi e quindi aveva, di fatto non aveva più avuto nessun tipo di relazione con l'azienda. No. È l'unica comunicazione che voi ricevete su questo tema? Non ricordo se c'è questo telegramma oppure se c'è poi anche una lettera dell'avvocato Gallo che ribadisce questo concetto. Indicava chi avrebbe consegnato queste chiavi? Lui diceva il vostro collaboratore, ma il collaboratore all'epoca era solamente Scofano. Quindi lei non sa se Scofano ha ricevuto o meno queste no, chiavi? No,
e se non ho capito male poi voi le chiavi comunque le riavete il giorno della riconsegna? No, sì. C'è opposizione, le riavete, suppone che ce l'abbiano già avute da qualche parte, diciamo. No, no, prima non perché no, allora perché solo non siamo proprietà linguistiche, no, le riavete, siamo, no, le riavete vi vengono consegnate. Perché nel momento, perché non siamo saliti più a Roma, perché siamo saliti solamente poi quando ci ha chiamato la polizia giudiziaria per eseguire il rilascio. Quindi comunque voi entrate in possesso delle chiavi quando c'è il rilascio delle chiavi? Sì, e credo che sia adatto, la voglio dire, non so se poi come se l'avevano lasciati, non mi ricordo. Non si ricorda chi ve l'ha portata? Sì, non, io... Esclude Palamara Giovanni? Lo escludo, non so se Palamara Giovanni l'ha portata da qualche altra parte, cioè non, questo non me lo ricordo sinceramente questo discorso. Però voi dalla comunicazione di chiusura a questa data, che se non sbaglio lei ha detto il 14 marzo, il 15 marzo, non siete su Roma? No, no. Quindi dovevamo essere i primi di marzo, poi la PG precedente ci ha detto no, aspettate un'altra settimana perché non siamo ancora, dobbiamo... E quindi ecco perché sono sicuro che non siamo saliti nelle more. E non avete avuto contatti con Palamara Giovanni in questo arco di tempo? No. Perché lui si era opposto alla consegna, perché Dato gli aveva intimato nel verbale di un passaggio di consegne, di effettuare il passaggio di consegne a una tale data che non ricordo, e lui ha detto io non devo fare nessuna, non aveva accettato questo invito di fare questo passaggio di consegne formale. Senta, prima lei ha parlato del fatto di aver ricevuto anche lei e anche il suo collega dell'amministrazione giudiziaria l'ingiunzione di pagamento da parte dei monopoli. Voi vi siete opposti a questa ingiunzione? Sì, ci siamo opposti, abbiamo fatto opposizione ed in primo grado è stata, diciamo, praticamente vinta, adesso siamo in appello. Contestualmente, nonostante la sospensione della cartella, e c'erano state inviate nonostante la sospensione dell'ordinanza c'era stata inviata la cartella perché era stata illegittimamente pure iscritta al ruolo, e abbiamo fatto opposizione all'esecuzione ed è stata poi anche sospesa l'esecuzione al momento. In via autonoma però l'abbiamo fatta. Chiusa questa questione, un altro paio di domande sulla... ne ha parlato anche il collega, ma è stato oggetto di controesame, di esame del proprio ministero, il problema di quello che voi segnalate essere una sorta di carenza di liquidità rispetto agli utili contabili. Questa carenza di liquidità che voi verificate una volta immessi nell'amministrazione era riscontrata anche precedentemente? Sì. Al vostro... Quindi è un dato che rimane costante. Allora, la cosa che fu messa in evidenza anche nel 2009 è che queste erano società indebitate fortemente, soprattutto con l'erario, per quanto riguarda contribuzione INPS, per quanto riguarda imposte dirette e indirette. Quindi adesso non ricordo i numeri, erano anche numeri importanti, per cui già noi segnalammo che sicuramente magari potevamo pensare di pagare il corrente, ma sicuramente non potevamo farci carico della situazione precedente. Il conto corrente della Tortuga e il conto corrente della Palamara Grazia erano separati o la contabilità era unica? Allora, erano separati, però quello che notammo, riscontrammo noi all'inizio, una delle prime anomalie, è che non c'erano due distinte casse, cioè funzionalmente queste due società che erano negli stessi locali, ma che erano due soggetti giuridici autonomi, una SRL e una ditta individuale, praticamente esercitavano l'attività con un'unica cassa, per cui si dovette aprire un registratore di cassa nuovo. E quindi lo scontrino quando usciva che riportava? Non l'avete verificato? No, era praticamente, c'era una commissione, e difatti c'è nella nostra prima. Come gli scontrini è indicato che sì, è il soggetto? Adesso non ricordo, però c'era un'unica la commissione. Difatti la prima cosa che abbiamo fatto è quella di separare le attività. Chiaramente i conti erano diversi, c'era un conto corrente sempre su Banca Sella, uno intestato
Palamara e uno intestato alla Tortuga e uno intestato alla Margine. Quindi con voi ci sono due casse. Sì. C'erano su questi conti correnti, c'erano anche delle carte di pagamento attive per caso? Se c'erano attive le abbiamo sospese, anzi in genere quando viene fatto il sequestro li bloccano automaticamente, quindi non le abbiamo rinnovate, tutto quello che c'era di carte, di servizi è stato bloccato, tranne il RID, che poi sono stati autorizzati i RID che erano praticamente, che sono il passaggio di alcuni pagamenti ciclici, e quindi previo controllo sono stati, ma carte prepagate non... Anche se c'erano all'origine, saranno rimaste sicuramente sospese e bloccate per come era stato fatto il sequestro. Per fare queste operazioni di blocco dovete Lo fa la PG precedente, perché le manda un radiomessaggio al momento del sequestro e la banca blocca tutto. Difatti poi noi dobbiamo andare a depositare le firme e si sblocca il conto. Mi sembra abbia detto che per capire meglio la questione di come dell'acquisto vendita dei tabacchi forse è il caso di chiedere, sì. La domanda, se lei mi sa rispondere, l'acquisto quantomeno dei tabacchi dai monopoli lasciava una traccia documentale, cioè voi potevate... Penso sì, credo di sì, perché c'era un assegno circolare che si pagava, perché mi ricordo che la dottoressa D'Agostino faceva sempre questo, perché c'era chi consegnava i tabacchi e voleva il pagamento cash... E quindi si faceva anche l'assegno. Però quindi la quantità di acquisto era nota? Sì, adesso non glielo so dire perché non mi ricordo quant'era l'acquisto medio. Questo magazzino quant'era grande? Lei se lo ricorda su per giù? Era praticamente una sorta di retrobottega, un corridoio, no? Non era un magazzino grande. Allora, passando rapidamente, ho giusto un chiarimento e mi corregga, e soprattutto anche il pubblico ministero se faccio una sintesi sbagliata, mi sembra che lei abbia nell'accostare le causali del licenziamento di Robustelli e Sandroni, lei abbia descritto un episodio sostanzialmente simile: ci rechiamo sul luogo, non li troviamo, ci dicono che Palamara Giovanni gli aveva detto che potevano non venire o di non venire, poi diciamo sulle sfumature. E lei mi conferma questo dato, che la causale è la stessa, oppure allora nella sostanza, al di là di quelle che poi furono le giustificazioni, non interessava un dato, che in nessuno dei due casi il primo pensiero fosse stato quello degli amministratori giudiziari, che eravamo noi che incarnavamo in quel momento i datori di lavoro. Poi o il traffico veicolare o non so qual era stata la scusa, in ogni caso non avevano fatto una telefonata per dire: avvocato, dottoressa, vedete che ritardo. Quindi era stata una sorta di passaggio in secondo ordine degli amministratori giudiziari. Quindi queste, poi ripeto, se ci sono le relazioni, se sono acquisite agli atti, ci saranno anche le giustificazioni fornite da... Ma a me più che Sandroni... la questione Robustelli, perché, e le faccio una contestazione con termine sempre un po' antipatico. No, guardi, anche perché sono fatti di 15 anni fa, del 2010, siamo 14 anni fa, quindi se ho potuto ricordare una cosa diversa, per carità. Nelle SIT che lei ha reso il 7 giugno 2016, a pagina 3, lei ricostruisce questa questione dei fiduciari. A un certo punto dice: prima nominammo un certo Robustelli, che però poco dopo si dimise perché non si sentiva tagliato per quel lavoro. Io le volevo chiedere se alla fine è questa la causale per cui Robustelli non lavorò più come fiduciario, cioè non si sentiva tagliato per il lavoro, oppure se è quella che ha riferito oggi. Penso che abbia voluto intendere tagliato per quel lavoro, fare questo lavoro nel senso di capire quali erano gli oneri. Quali erano gli oneri e qual erano il ruolo. Perché noi, soprattutto questi della manpower, che poi loro selezionavano le persone,
E sì, noi dicevamo, guardate che ci serve una persona, ma non è un semplice dipendente, è uno che si debba, che debba, non deve fare né lo, lo sceriffo, perché noi che andavamo lì a pretendere che facessero chissà cosa, però avere un minimo di lealtà nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, per cui se avessero visto, intanto riconoscerci come datori di lavoro, no? E segnalarci all'occorrenza eventuali situazioni, nelle situazioni normali. Un altro chiarimento, sono questioni diciamo di che potremmo definire di contorno prima di arrivare al problema centrale. Ha riferito a domanda del Pubblico Ministero che Icone Luca inizialmente era stato fiduciato della Margife, poi per problemi familiari lascia il ruolo. Inizialmente era stato era direttore del Caffè de Paris, sì. Poi a un certo punto diventa nel 2015, quando poi il presidente ci sollecita dopo diciamo, il discorso anche la revoca la rinuncia dell'amministratore nominato su Roma, quindi torna sul discorso della necessità di un fiduciario. E ci viene spontaneo pensare a Scofano, che aveva già ricoperto il ruolo di direttore. E praticamente viene inserito da giugno-luglio del 2015 fino a novembre-dicembre del 2015 nella Margife. Fino a quando non ci dice che per motivi personali doveva rinunciare, non riusciva a reggere più quel ritmo perché c'erano turni di 12 ore, di 14 ore. Ecco, no, sì, perfetto, allora. Dopodiché a un certo punto a febbraio ci dice io ho risolto questi problemi personali, offro nuovamente la disponibilità. E allora, c'era anche una problematica di impegno di orari lavorativi, questo volevo solamente capire. Sì, sì, tant'è vero che poi quando ci fu la necessità di introdurre un fiduciario in Margife con Scofano disse no, io voglio essere affiancato da un altro perché non ce la faccio, perché l'attività si apre alle 4 e prosegue fino alle 11, alle 10 di sera, quindi ci vogliono due turni, sono 17 ore che devono essere coperte almeno due turni, ci vogliono due persone, tant'è vero che noi segnalammo pure, e adesso rispondo pure alla domanda forse dell'altro precedente avvocato, perché sì, noi facciamo presente al Tribunale, guardate che la introduzione di due fiduciario genera ulteriori spese. Ho letto i professori delle vostre istanze. Sì. Sì. Passando invece proprio al cuore del capo 2, che è quello che riguarda la posizione di Palamara Antonio, voi assumete, o meglio ottenete l'autorizzazione, se non sbaglio, a gennaio 2016 per assumere Picone Luca, e si immette, ha detto, il 18 febbraio 2016. Sì. E questa immissione preliminarmente ha avuto la sottoscrizione di un contratto e una registrazione di questo contratto? Allora, noi siamo andati preliminarmente abbiamo accompagnato Picone e siamo stati io e Dattola presenti sia a Palamara Antonio e Palamara Giovanni, e gli abbiamo anche spiegato qual era la funzione e il ruolo di Picone, dicendo a chiare lettere guardate che il presidente ha richiesto l'introduzione di un fiduciario, per cui o lo lasciate lavorare per come sarà indirizzato a lavorare, oppure il Tribunale prende e chiude l'attività. Perché, questo è un incontro che avviene a Roma? Sì, sì, a Piazza Capecerato, glielo diciamo, chiaretto, perché dobbiamo immettere nelle funzioni Picone. E Dattola poi spiega a Picone tutto quello che doveva fare con la cassa, come doveva fare il... E su queste operazioni erano presenti sia Palamara Antonio che Palamara. Poi, era presente anche Picone? Certo, insieme pure a Picone. E la questione contratto però, era già stato firmato? La questione contratto poi è stata fatta, non ricordo le date, però poi la questione contratto era stato assunto, non mi ricordo adesso, anche perché poi è stata così breve, perché voglio dire, adesso, però
come per tutti gli altri fiduciari, veniva assunto come dipendente con un'ulteriore mansione di questo, quindi con la particolarità, con l'accortezza che le risorse finanziarie, considerato erano tutte imprese che comunque soffrivano di carenze finanziarie, non poteva, si cercava di non aggravare ulteriormente queste imprese, per cui loro facevano il ruolo, quel minimo di fiduciari, almeno con dei compiti assegnati, e all'occorrenza, siccome poi Picone era stato direttore del Caffè dei Pari, quindi se la cavava a fare, voglio dire, anche poteva dare un'ulteriore mano in più anche, voglio dire, alla gestione operativa, e quindi all'occorrenza era chiaro che doveva fare anche altro. Dopo che avviene questo episodio, voi, quindi l'episodio, quello di cui è il capo di imputazione, quindi diciamo l'alterco, definiamolo così, tra Palamara Antonio e Picone Luca, voi risalite a Roma o la questione la gestite a distanza? No, saliamo a Roma, saliamo, non mi ricordo le date, ma saliamo, perché salivamo all'epoca, perché dovevamo salire in media ogni 10 giorni, salivamo perché c'erano le banche da firmare. Siamo saliti sicuramente. Ed è in quell'occasione che lei incontra Picone, o è un incontro poi successivo? Non riesco a contestualizzare il periodo, se prima, dopo, durante, quello che... Però mi ricordo che sicuramente Picone mi ha riferito quelle cose. E io l'ho visto... Di persona? Di persona, sì. Perché mi ricordo il viso, cioè questo ricordo in cui mi ricordo questa espressione. Nella stessa occasione si ricorda se firmò anche le dimissioni, oppure quella fu una formalità che invece venne fatta in altro momento? No, ma quelle forse anche un altro momento, non mi ricordo, se penso che in altro momento, perché non si parlava più di dimissioni, perché Picone non ha più ripreso posto lì, cioè non è che dopo l'episodio si è presentato. Ma ha avuto una retribuzione lui per quel poco che ha... Credo che quello poco gli è stato corrisposto, ritengo, poi non vorrei essere smentito perché... Credo di sì, perché se ha maturato qualcosa gli avremmo pagato. Non c'è dentro il bar c'era qualche telecamera di sicurezza che potesse permettere di... Non lo ricordo questo. Credo di sì, perché erano servizi che c'erano. Ed era una... Voi da remoto potevate controllare? No. Chi era? No, non mi ricordo neanche se ci fosse il ricordo. No, mi sembrava se... Non mi ricordo neanche se ci fosse questo. La questione Palamara Antonio del licenziamento, a me ovviamente interessa la questione del pagamento e quindi la problematica che nasce sul pagamento. Lei mi sembra abbia detto, a domanda del Presidente, che l'attività le richieste di autorizzazione al giudice delegato e l'interruzione dei pagamenti di questa rateizzazione sarebbe avvenuta nel momento in cui la sentenza, il rigetto dell'opposizione del Palamara al licenziamento era diventata definitiva. Mi corregga se sbaglio. Allora, rivedendo quella tabella del PM, mi sembra che fino ad aprile ha ricevuto comunque costantemente una 1.900 euro. Quindi quando diventa definitiva, se lei se lo ricorda? A giugno, mi sembra. Perché se la sentenza è di dicembre, 6 mesi, quindi a giugno, quindi primi di luglio. Voi quando è che per la prima volta chiedete un'autorizzazione al giudice delegato per compensare queste somme? Allora non ricordo, comunque fra nel primo semestre del 2000, i primi 6 mesi. Posso mostrarle questa è un'istanza, io prego. C'è una prima autorizzazione, perché anche il fatto di pagare radialmente... chiaramente abbiamo fatto una prima autorizzazione, il giudice ha autorizzato al pagamento del TFR che gli è stato corrisposto, dopodiché intanto a dicembre, quando c'è stata la sentenza con la condanna, abbiamo anche verbalmente interloquito col Presidente, che poi ci ha detto come si fanno a recuperare questi 4.000 euro, a che poi è sorto il problema di dire si può vedere la compensazione, però la compensazione poi è stata fatta in quei termini con un'ulteriore istanza, è stata fatta un'istanza ad hoc per la compensazione
di questi 4.000 euro. Io ho una prima istanza, è la numero 3 2017, che è di marzo 2017. E forse questa è la prima. La prima. E poi ci deve essere una seconda con la compensazione. Io le vorrei mostrare la tabella che ho tratto sempre dal fascicolo del pubblico ministero, perché devo chiedere una delucidazione. Però la tabella non l'ho fatta, io l'ho fatta ad altro. No, io se la posso visto aiutare... lei, no, semplicemente per chiarire, lei prima ha detto che risulta. Sì, mi sembra che bonifica qui... accreditato fino a aprile 2017. Io le volevo sottoporre di nuovo una tabella per capire. Credo, poi ripeto, chi l'ha compilata. Eh sì, io credo che queste qua siano... Ci sono tre colonne lì nella tabella. Una ha le somme degli importi che corrispondere, importo netto, arretrato, poi importo bonifico e data bonifico. Ok, corrisponde da quella tabella che... Quindi sembrerebbe che il 29 maggio siano stati fatti poi gli ultimi bonifici. Quando? Però corrisponde che non c'è un accredito della somma di dicembre 2016, febbraio 17, marzo 17, aprile 2017? Io nella tabella, diciamo nella colonna importo bonifico... Sì. Quindi, stando a questa tabella, sì. Poi ripeto, dovreste chiedere a Dattola, perché l'ha fatta lui Dattola. Sì, Dattola quando fa le tabelle le sa lui. Quindi da quella tabella che è allegata a un'istanza di giugno 2017 risultano pagamenti interrotti... Sembrerebbe. Poi ripeto, chi la fonte... Ho terminato, Presidente, grazie. Avvocato Crea. Ma, Avvocato Crea, questa nuova ce la producete? Sì, sì. Perché se no rimane una... non si capisce posso niente fare, di quello che ha detto. Posso fare una produzione? Alla prossima udienza, sì, Presidente. Sì, questo come... sicuramente sì, ma insomma. Ma penso che sarà prodotta anche dal pubblico ministero. Ma non abbiamo capito se sono le stesse. Quella che ha fatto vedere il pubblico ministero l'ha fatta... Credo che siano uguali, credo però, Presidente. Vabbè, prego, Avvocato Crea. Grazie, Presidente. Buonasera, Avvocato. Buonasera. Avvocato Crea, difesa Barresi Crisafulli. Senta, lei, rispondendo a delle domande del pubblico ministero, ha parlato della Margife relativamente alla procedura di gestione indiretta attraverso l'affitto. Volevo sapere se è stato lei a occuparsene personalmente o il suo collega Dattola. Credo Dattola. Quindi lei non si è occupato di nulla? Credo, no, io ho fatto anche l'istanza, però credo che questa manifestazione di interesse, però interloquivano forse con Dattola all'epoca. Bene, allora su questo non le faccio nessuna domanda, poi sentiremo Dattola, così non faccio perdere tempo a nessuno. Volevo soltanto chiederle, lei riesce a collocarla nel tempo questa procedura, quando è stata avviata e con quale modalità? Sì, decisione di mettere in affitto la gestione della Margife, quando è stata presa? Allora, se avessimo avuto offerte vantaggiose, fossero venute offerte vantaggiose già nel 2014, quindi, perché ripeto, nel 2014 viene individuato un amministratore su Roma, anche di comprovate, almeno voglio dire, c'è una strategia di capacità, per poter andare a trovare anche soluzioni alternative, quali ad esempio l'affitto indiretto, voglio dire, e la gestione indiretta delle aziende. E quindi se noi avessimo avuto delle manifestazioni di interesse anche precedenti, noi le avremmo sicuramente sfruttate. Questa della Margife, che erano praticamente Panforno e l'altro come era Cigel, sì, credo che siano pervenute, ripeto, fra il 2016 e il 2017. Okay. Una, e penso alla Panforno, più che non fu mai avviata, perché come da prassi le informative che erano state chieste dal giudice delegato alla PG furono negative. Bene, senta, no, le volevo chiedere un'ultima domanda. Lei sa quando è stata avviata la procedura di gestione indiretta, se sono stati contattati tutti i dipendenti della società? Gestione indiretta non è stata, non ho compreso la domanda. L'affitto,
Voi avete chiesto ai dipendenti se erano interessati a prendere la gestione d'affitto della Margife? Se, lo ricorda, se la ricorda questa circostanza? Non me la ricordo io. Non so, non se, so. La, se forse aveva parlato d'Attola con qualche dipendente, perché era anche, voglio dire, solito anche pensare ai dipendenti che facesse una cooperativa. In altre amministrazioni è successo. Non so se... questo anche discorso, nel caso della Margife non lo sa, non so se, se l'aveva un'idea, voglio dire, lì per lì, perché voglio dire, è passato tanto tempo, non ricordo, io sicuramente non lo ricordo di averlo fatto. Grazie, no. Nessun'altra domanda, grazie. E fine l'esame, il PM, il super l'esame, e allora lo possiamo congedare, prego. Grazie. Passatemi la penna. C'è lo Scofano? Sì, signor. Mi dice quando è nato, dove e quando è nato? 2862 a Fuscaldo, provincia di Cosenza. Dove è residente? Sempre a Fuscaldo, provincia di Cosenza, qui sono domiciliato. Via? Via Cairano 11. Legge a voce alta la formula con che assume l'impegno di dire la verità, la trovo davanti a lei. Consapevole delle responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nasconderò nulla di quanto è a mia conoscenza. Va bene, risponda alle domande che le verranno fatte. Sì, grazie. Mi sente, signor Scofano? Grazie, buon pomeriggio. Buongiorno. Senta, lei, diciamo, prima del 2009 che attività lavorativa faceva? Non ho capito. Prima del 2009 lei che attività lavorativa svolgeva? Io ero un dipendente del Caffè De Paris in via Veneto. E ha lavorato al Caffè De Paris da quando? Da molti anni, da moltissimi anni. Adesso non so quantizzare precedentemente quanti anni erano, ma tanti. E diciamo che ero il responsabile lì del ristorante, una persona, diciamo, di fiducia della, allora, chi gestiva la famiglia Todini, mi pare era. Facciamo così, no, nel 2009 no, nel 2009 già era subentrato, mi pare. Allora, nel luglio, sì, del 2009 il locale viene sequestrato, no? Se lo, sì, ricorda, e subentrano, sì, gli amministratori giudiziari. Sì. Oh, quando c'è il sequestro, lei che ruolo svolgeva all'interno del Caffè De Paris? Io non ero ancora, diciamo così, ero un responsabile, ma gli amministratori, quando si sono insediati, mi fecero uno dei due responsabile, uno di un turno e uno di un altro, con un altro collega. Con chi? Il signor Poggi Rossano era l'altro collega. Poggi Rossano. Lei ha continuato a lavorare lì a Caffè De Paris, sì, con questo ruolo fino a quando, se lo ricorda? Sì, fino a quando purtroppo non è poi dagli amministratori, non so per quale motivo, mi sembra nel 2013,
fu dato una gestione, una subgestione a una, un'altra persona. Da lei... quello che mi risulta, un certo Berti Aldo. Ma lei poi dopo ha svolto altri lavori, diciamo, per l'amministrazione giudiziaria? Allora così se mi racconta un po', diciamo, dico di quello che so. Alla Margife, per intenderci, diciamo così, lo sì, capisce. Sì. E praticamente quando lì l'attività è stata poi dopo data a questi, dopo 5 mesi questi, diciamo, sublocatore ci ha tutti licenziati e ci ha cacciato via, e io sono rimasto senza lavoro, chiaramente, e senza niente, eccetera eccetera. Mi sono guardato intorno, per me era un po' difficile dopo 30 anni di Caffè de Paris trovarmi senza niente, insomma, ricominciare da capo, ricollocarmi e tutto quanto. Poi non so in che momento, in che frangente mi fu proposto di collaborare di nuovo con gli amministratori sempre, perché loro avevano forse delle altre attività sotto sequestro, confisca, adesso io cose tecniche non lo so, e sono stato anche alla Margife. Prima della Margife era stato, aveva avuto un ruolo in un'altra società? Sì, che non ricordo, quella che sta vicino al Vaticano, un bar ristorante vicino al Vaticano, che adesso mi sfugge il nome, sono sincero, perché purtroppo io sono stato abbastanza male, dottore. Senta, scusate, no. I nomi delle persone che la contattano, gli amministratori, come si chiamano, chi sono? L'avvocato Chiudo e il dottor Dattola, e la dottoressa D'Agostino. Prego. Questi sono le tre persone che mi hanno... Quindi sono stato prima in questa attività... La CAMI può essere... Bravissimo, la CAMI. Sono stato lì, non ricordo, giorno più giorno meno, da giugno, e a novembre purtroppo è stata posta in chiusura, che l'attività non stava in piedi ed è stata chiusa. Novembre di giugno-novembre di che anno, se lo riesce a ricordare? 2015, se 2015, non sbaglio. 2015, esattamente. Se non sbaglio, perché posso, chiedo scusa se faccio qualche errore. No, ci mancherebbe. E diciamo, quindi novembre 2015 chiude questa attività, e lei poi dopo viene... Ha parlato di Margife? Vengo ricontattato, non lo so se a Natale, per essere proposto per la Margife. No, io ho finito alla CAMI. Vengo chiesto se volevo, io ho detto datemi un po' di tempo, e a gennaio accettai e andai a lavorare alla Margife a Via Gallia. Quando lei arriva lì, che situazione trova lì alla Margife? Che dire, dottore, chiaramente c'era una situazione, da quello che ho potuto capire, debitoria abbastanza esosa, che io ho fatto presente agli amministratori. Senta, chi erano i dipendenti? Dal punto di vista dei dipendenti, chi c'era dentro quell'attività quando lei arriva? C'erano, mi sembra, erano dai 10 ai 15 dipendenti, adesso di preciso non ricordo quanti di preciso erano, ma questo era il numero più o meno, dottore. Ma lei sapeva questa attività, chi era stata sequestrata? Chi era sapevo, come no. C'erano soggetti riferibili a chi era stata sequestrata, lo sapeva? Sì, era stata sequestrata, diciamo così, quando era stata sequestrata, penso insieme al Caffè de Paris e tutto quanto. Poi chi l'ha gestita prima, non lo so. Io venni chiamato dopo tanti anni che era sotto sequestro, perché se sono andato lì era gennaio 2016, per cui voglio dire già avevo avuto un percorso di non so chi abbia potuto gestire per conto degli amministratori. No, va bene, io da quel momento in cui lei arriva lì dentro, sì. Diciamo, quando arriva lì dentro ci sono dei dipendenti o dei parenti? Sì. E i parenti stretti sono la signora Rosa Pinneri e i tre figli, che sono i legati, diciamo così, e poi c'erano altri dipendenti. Senta, ma la cassa chi è che la gestiva quando lei arriva lì? Fino a quando c'ero io non lo so, penso loro. Quando lei arriva e viene nominato fiduciario di quell'attività, chi è che lei ha avuto modo di vedere che gestiva e maneggiava la cassa? Diciamo che ci stavano un po' le figlie della signora
Deve fare i nomi cortesemente. Chi è che materialmente erano quelle che si occupavano di gestire la cassa e i soldi, diciamo, dell'attività, quindi? Beh, ripeto, quando sono andato io me ne sono occupato anche in primis, voglio dire, ma non è che stavo sempre lì, che ero fisso sulla cassa, però voglio dire, chi faceva cassa, che discuoteva quando le persone pagavano. Perché... chi erano queste persone? Come si chiamano? Palmira e Concetta. Di cognome? Palamara. Palamara, perfetto. Oh. Sì. E diciamo, lei, che ci fosse questa situazione per cui ci fossero questi parenti che avevano la possibilità di maneggiare la cassa, la rappresenta gli amministratori giudiziari? Ma certamente, perché io quando sono andato lì le ho trovate che erano lì. Poi con la mia venuta ho preso possesso, ripeto, degli incassi e tutto quanto per gestire l'attività, ma fino a quel giorno io non lo so. No, ma io parlo di quando c'è lei, quello che è successo prima, evidentemente prima, io lo posso perfetto, chiedere. Perfetto. Da quando lei rileva questa situazione, agli amministratori giudiziari la fa presente la situazione, qual è? Certo. Che cosa dice loro e che cosa le rispondono gli amministratori? A chi lo dice soprattutto, a chi, e che cosa le rispondono? Beh, a turno lo avrò detto a tutti, o per telefono di persona, ma comunque mi dice adesso prende in mano la restituzione e cerchiamo di fare del nostro meglio di quello che possiamo da oggi in poi. E è stato poi assunto qualcuno che potesse occuparsi della cassa? Cioè, la cassa è un lavoro che possono fare tutti o è un lavoro che richiede una certa competenza, una certa dimestichezza? No, perché se tu batti tutti gli scontrini, sia del bar e di tutte quelle che sono le ricariche telefoniche, eccetera, eccetera, e voglio dire, sei partito con un fondo cassa, voglio dire, per l'amor di Dio, la cassa deve quadrare. Sì, no, ma a parte questo, dico, il lavoro di cassa, per quello che lei sa, è un lavoro che possono fare tutti o che invece richiede una certa competenza? Beh, una certa... un minimo di competenza la richiede. Ok, e nel momento in cui lei ha rappresentato questo problema, cioè che c'erano la signora, le signore Concetta, Palmira, sì, Palamara e la madre, sì, di queste due che loro ragazze, già precedentemente, presumo, facevano, quindi erano preposte e sapevano fare, senza dubbio. Ok, lei ha chiesto agli amministratori di trovare altre persone che potessero gestire la cassa? Non ho detto, perché prima che andassi io là già gli amministratori avevano preso una signora che poi è stata una mia collaboratrice, che ci siamo alternati nei turni di lavoro, perché lì l'attività apriva dalle 4:30 di mattina alle 9 di sera. Sì. E siccome io già venivo da queste esperienze che avevo fatto alla CAMI, che lavoravo dalle 7 di mattina all'1 di notte, io ho detto: dottore, io vengo per aiutare, ma non posso fare questi orari. Assolutamente non ce la potrei fare. Tornando, quindi avendo trovato questa persona, ho detto, con le persone che già sanno fare non bisogna gravare sull'attività che l'ho trovata già in crisi, voglio dire, no? Questo era il senso, e ho cercato di stringere, di sacrificarci, di fare in modo tale che l'attività andasse avanti e rimanesse in piedi, per non essere chiusa come è successo alla CAMI. Sì, però io non ho capito la domanda. La domanda è se lei chiede agli amministratori di risolvere questo problema delle persone, parenti, che gestivano la cassa, sì o no? Ma io ho potuto far presente, ma non è che... No, perché non era in suo potere, ma lei gliel'ha fatto presente che bisognava risolvere, a suo parere, bisognava risolverla questa situazione? Cioè, quindi sostituire le persone? Sì o no? Le dico la verità, non ricordo di preciso, presumibilmente ne abbiamo parlato, dottor. Ma no, siccome allora, le persone che lì agivano in cassa erano... Lei dice tre, questo, lei ricorda che è stato sentito dal pubblico ministero su questi fatti, lontano ormai 2016, ok? Lei dice questo. Sì. Ho preso servizio quale fiduciario della Margife il 14 gennaio 2016, sì, ho immediatamente notato una cosa strana, e cioè che presso la predetta attività lavoravano alcuni parenti dei soggetti a cui la società era stata sequestrata. Avevano addirittura la possibilità di maneggiare i soldi, perché erano e sono addetti alla cassa. Mi riferisco a Concetta e Palmira Palamara, la madre di questi Pinneri Rosa. Ho subito fatto presente agli amministratori, sì, che la cassa era il ruolo più delicato e che era assurdo che fosse gestita da persone vicine al proposto. Gli amministratori mi hanno sempre risposto: faccia del suo meglio, direttore, ma non hanno mai risolto il problema, nel senso che non hanno mai assunto qualcun altro per gestire la cassa. È così? È così. La confermo, questo intendevo. Sì, perché questo io ripeto, adesso non sta tanto bene, non ricordavo, lei me l'ha ricordato, sarà così, per carità.
oltre a queste tre signore, diciamo, per quello che ha potuto lei constatare, gli altri dipendenti erano in grado di gestire la cassa all'interno della società, quindi sostituirla magari con altri dipendenti interni, oppure non c'era nessuno che era in grado di fare questo mestiere? Beh, io e la mia collega, che era oltre la mia a lei e la sua collega, c'erano altre persone che potevano fare questo lavoro e quindi prendere in mano la cassa? No. Penso di no. Prima di lei, chi era? Se lei sa chi fossero stati i fiduciari di Margife prima di lei? Penso il signor Bruno era la persona di fiducia dentro l'attività per quanto riguarda gli amministratori. Il signor Bruno? Palamara. E successivamente, e poco prima di lei, c'era stato qualcun altro? Ripeto, nel frattempo, sì, c'è stato un altro collega che si chiamava Picone Luca. Da quando a quando, se lo ricorda? Le dico la verità, non lo so, però lui è stato lì prima di me. Poi non so il perché lui ha dato le dimissioni, mi sembra, verso dicembre, e loro mi contattarono. Dicembre 2015? 2015. Sì. Loro mi contattarono, io ho detto mi lasci riflettere, dopo le vacanze le faccio sapere. E nel frattempo loro trovarono questa signora che poi è stata lì a coadiuvarmi, Daniela Lascola, che ha collaborato lì, ma io già l'ho trovata, che l'avevano trovata gli amministratori, quindi è stata lì una sorta di, diciamo, ponte tra il finire del signor Picone e la mia venuta. Senta, i suoi contatti con gli amministratori, da quando viene nominato con fiduciario della Margife, in che maniera si sono sostanziati? Le devo dire, nel periodo iniziale molto frequenti, con delle loro venute da Reggio Calabria, dove i signori sono, che può essere ogni una barra due settimane. Poi non so, nell'arco del tempo le visite si sono molto diradate. C'è un momento partire dal quale lei ha cominciato a vedere che queste visite si erano diradate? Sì, nell'ultimo anno purtroppo. Allora ascolti, lei viene nominato, abbiamo detto a gennaio, d'accordo? Okay. Sì. Lei dice nel primo periodo vedo gli amministratori, poi le visite si diradano. Siccome io l'attività è stata posta in chiusura il 28 febbraio 2018, sì, quindi parlo nell'ultimo anno, da febbraio 2017, si sono diradati visite e interesse verso l'attività, cosa che non era prima. Ma a prescindere dalle visite, io parlo dei contatti proprio, anche quando non venivano, i contatti com'erano? I contatti dovevo chiamare io, spesso non, magari neanche ero corrisposto, che non potevano rispondere, o che poi venivo contattato quando era possibile, insomma, voglio dire, sono stato un po' trascurato. Diciamo, e c'è un momento a partire dal quale questo, vi è questa trascuratezza nei suoi confronti che lei ha potuto riscontrare? Ripeto, adesso grosso modo, considerato anche che posso anche sbagliare, ma l'ultimo anno penso mi sono sentito trascurato. Senta, sempre da questo verbale. Certo. Lei dice questo. Dica. Quando ero fiduciario della CAMI avevo contatti quotidiani con l'avvocato Occhiuto e la dottoressa D'Agostino. Verissimo. Ok. Invece da quando sono fiduciario della Margife ho constatato una sorta di latitanza dei due amministratori, esatto, che non si fanno mai sentire né vedere, in tal modo mi delegittimano agli occhi dei dipendenti. Ok. Legittimo. Preciso che i due amministratori hanno iniziato a non farsi sentire né vedere dalla fine del mese di febbraio 2016, cioè esatto, da quando Picone Luca è stato aggredito all'interno dei locali della ditta Palamara Grazia. Cioè lei ricollega questa latitanza degli amministratori a partire da questo episodio dell'aggressione a Picone Luca. Non le collego le due cose, ma fatalità, gli dissi prima che lei mi dicesse questo, nell'ultimo anno. Quindi, no, nell'ultimo anno lei mi ha detto dal 2017, siccome lei invece qua colloca questa latitanza degli amministratori a partire da febbraio 2016, cioè da quando 2016, Picone Luca... è stato aggredito all'interno dei locali. Guardi, questa è la dichiarazione che lei rende al pubblico ministero, diciamo, di Dio, poi all'ultimo arrivato. Probabilmente avranno cominciato, ma dove io proprio mi sono sentito, tra virgolette, abbandonato,
diciamo così, con delle difficoltà economiche, di affitto non potuti pagare. Ok, diciamo, quella è, diciamo, proprio la fase estrema. Esatto. Ma l'inizio di questa latitanza probabilmente la colloca a febbraio 2016. Che non è più la classica telefonata giornaliera, la visita settimanale, cioè può essere pure. È così? Per l'amor di Dio. La conferma questa dichiarazione? Sì, 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 sì. Probabilmente è così. Per l'amor di Dio. Però io pensavo che lei intendeva lo scollamento proprio, che mi sono sentito solo, ecco. Ma lei, scusi, i Palamara li aveva conosciuti? Se sì, quando e chi aveva conosciuto? Io ho conosciuto il signor Giovanni e il signor Antonio perché loro all'inizio, avendo quest'altra attività, Tortuga mi pare si chiama, venivano a prendere i cornetti, perché noi avevamo il laboratorio da me, loro prendevano i cornetti, paste, quello che è, per la loro attività lì. Quindi la mattina... Venivano a prendere i cornetti dove? Al Caffè de Paris o a Cami? No. O a Margife. Okay. Parliamo del Margife, parlo del Margife. Avendo il laboratorio, ripeto, noi producevamo anche per altri bar che davamo, eccetera, eccetera, tra cui anche c'era come cliente la Tortuga. Quindi alternativamente o il signor Giovanni, la mattina prestissimo, prima di aprire, passavano, si pigliavano la roba dolciaria e la portavano al loro bar per lavorarla. E quando lei era fiduciario della Cami, con chi aveva rapporti all'interno dell'azienda, voglio dire, della società? E lì, prima che andassi io, la fiduciaria era la signora, e mi sfugge che era anche una dipendente, la signora, la moglie del signor Adami, che, madonna mia, mi sfugge, dottor. Antonella Barreca? Bravissimo, la signora Antonella Barreca. E Alvaro Vincenzo... Prego. Sì. Il bar della cassa, fino adesso, dove si trovava? Allora, la Margifa, via Gallia. Ecco. Via Gallia. Via Gallia. San Giovanni. Quindi il bar... Sì, sì. Quello era Vaticano, un altro... Quindi il bar della Margifa, dove lei è andato, problemi di cassa... Era a via Gallia. Scusate, prego, non scusi, l'ultima su questa, poi ho alcune domande su Pico De Luca e ho terminato. Lei Alvaro Vincenzo, quando l'ha mai conosciuto? Sì, l'ho quando conosciuto. L'ha conosciuto? E una domenica pomeriggio è passato fuori dal bar e l'ho conosciuto, mi è stato presentato da anni poco, te mi pare. Non ha mai avuto rapporti di qualsiasi natura? Ma neanche via Veneto, visto, no? Dal nipote, ho capito bene? Sì, dal nipote Bruno. Dal nipote che Bruno. Lavorava lì. Sì, sì. Senta, invece veniamo a Picone Luca. Lei Picone Luca lo conosce? Assolutamente da quanto tempo lo conosceva? Dal Caffè de Paris. È stato un mio prima collaboratore e poi è stato il mio vice anche quando fu allontanato il signor Poggi e io divenni direttore e lui fece il mio vice. Più o meno... A quando si data la vostra conoscenza, se riesce a ricordare? Lui venne a lavorare lì, io lavoravo lì dal 1983, a Caffè de Paris. Lui è venuto a lavorare lì prima di andare militare, poi ha fatto militare e ritornato. Dico un'eresia, se dico l'anno preciso, ma tantissimi anni. Comunque prima del militare, diciamo, prima che lui andasse al militare. Sì, prima che lui facesse il militare, tanto è vero, ha avuto conservato il posto. Senta, ma dopo, lei ha detto, prima di me, fiduciario c'era lui alla Margife. Sì. Ok. Dopo che ci aveva cessato il lavoro alla Margife, sa che cosa ha fatto Picone Luca? Non voglio sbagliare, ma mi sa che oltre ad aver preso un periodo di pausa andò a lavorare presso una grande azienda che facevano anche catering, questa è una cosa del genere. Una cosa del genere. Mi sembra di, però, ripeto, e questa attività era sua, era di altri, come andò? No, io non so se magari conosceva chi faceva, per dire, il cameriere lì, dice: Luca, vuoi venire pure tu, visto che sei stato al Caffè de Paris, sei una persona capace, responsabile, eccetera, eccetera, e non so se lui andò a fare un colloquio preliminare e poi lo chiamarono. Ma poi sa se è tornato a lavorare per gli amministratori giudiziari e se sì, in quale azienda? Mi sembra che lui gli venne proposto di andare alla Tortuga, in questo locale dove lui mi pare che andò, poi non so che tipo di problemi ha avuto e si è dimesso. Oh, ma ne avevate parlato prima di che lui accettasse questo incarico?
No, perché io dico la verità, conoscevo la tortura, il signor Giovanni o Antonio che si alternavano, ripeto, ve ne piego, di nome, io non sono mai stato, quindi no, non potevo dire niente dell'attività. Siccome, per fare mente locale, a noi risulta documentalmente che Picone Luca diventa fiduciario di Tortuga, quindi Gran Caffè Cellini, dopo che lei diventa fiduciario di Margife, d'accordo? Quindi lei già conosce i Palamara, quindi sì, con... sì, okay. Sì, sì, allora sì, ritorno sì. A chiedere, però non sono mai stato lì. Ok, ma ritorno a chiedere, ora che le ho contestualizzato le due cose, ricorda, certo, se ne parlaste con Picone prima che Picone accettasse questo ruolo a Tortuga e a ditta individuale Palamara Grazia? Che mi ricordi, no, ma può essere, ma non è che potevo decidere io per lui. Lui magari sarà andato per fare una prova, tipo, che ne so, dico, vado a vedere, non lo so se in quel momento era pure senza lavoro, che neanche lavorava per fare i catering, come le dico una bugia, perché era febbraio, un momento di bassa stagione, magari non c'era tanto lavoro, le Senta, dico una bugia. Sempre dallo stesso verbale, cioè, del 2020 luglio 2016, lei dice questo. Le devo leggere quello che dall'inizio, perché altrimenti poi non si capisce. Conosco Picone Luca da molti anni, lavorava con me presso il caffè De Caperi, l'ho sempre trattato come un figlio affinché nessun problema. So che dopo essersi dimesso dall'incarico di fiduciario della Margife, il Picone aveva avviato una sua attività in zona San Paolo. Sì, è verissimo. Con un altro mio collaboratore che avevano aperto tipo un bar vicino alla zona universitaria. Sì. Ok. Sì. Ma tale attività... Adesso mi ha aiutato, confermo pienamente. Ma tale attività si è rivelata ben presto un pessimo investimento. Pessimo. Ok. Per questo aveva poi accettato la proposta di ricoprire il ruolo di fiduciario della ditta Palamara. Presumibilmente sì. Ascolti, perché qui diciamo c'è una divergenza rispetto a quello che ha detto oggi, o meglio oggi non l'ha rammentato, anche se io l'avevo sconsigliato sia perché la ditta era ubicata in una pessima zona, Prima Valle, sia perché nella qualità di fiduciario della Margife aveva avuto rapporti commerciali con Palamara Antonio e Palamara Giovanni, e mi sono reso conto che si trattava di persone prepotenti con le quali c'era il rischio di litigare ogni giorno. Cioè lei dice, ci consultiamo e io lo sconsiglio un po' perché la zona è brutta, un po' perché questi, ho visto come si comportano, sono prepotenti, c'è il rischio di litigare ogni giorno. La conferma a questa dichiarazione, se lo ricorda? No, può essere che l'ho detto come non l'ho detto, dottore. Sono sincero, io le devo dire anche che un po' di memoria da quando sono stato operato, purtroppo la testa l'ho persa e non ho la lucidità di ricordare tutte cose del 2016, sincero. A maggior ragione se, le dico. Se però l'ho detto ed è scritto, probabilmente in quel momento che ero lucido è così, ma in questo momento se lei mi dice di ricordarlo, non lo ricordo. Le dico una bugia e non voglio dire bugia. Ha non detto bugia al pubblico ministero quando è stato sentito? No. La verità, ha detto la verità al pubblico ministero. Però se non la ricordo che l'ho detta, può essere che l'ho detta, per carità. Io non è che dico che se non l'ho detta l'ho detta. Bella morte. No, però voglio dire, poi da valutare, ma i termini sono chiari. Prego, ministro. Lei ha parlato le ho letto una dichiarazione in cui lei riferisce sempre in questo verbale che Picone Luca è stato aggredito all'interno dei locali della ditta Palamara Grazia. Lei di questa questione che cosa sa, che cosa ricorda, se le è stato detto qualcosa? Lui mi ha detto che ha avuto una discussione e in un certo qual modo penso che ha valutato di dimettersi per non andare oltre quello che era un ipotetico rapporto di lavoro. Ma ha avuto una discussione con chi e di che natura, come si era svolta, se lo sa, se gli è stato raccontato? Beh, di quello che ho potuto capire col signor Antonio ha avuto una discussione abbastanza accesa su quello che erano le mansioni, le cose da fare, insomma, voglio dire, e per cui a un certo punto lui ha capito che non c'erano le condizioni per collaborare e poi si è dimesso. Sa se sia stato anche aggredito fisicamente Picone in quell'occasione e da chi soprattutto? Io non ricordo, ma presumi qua parla di discussione, sono due cose diverse. Certo, Presidente, come stanno le cose? Ma
lui sarà stato aggredito, non so se fisicamente ma verbalmente sì, non si è sentito tranquillo per fare il suo lavoro e nel tempo ha rinunciato. Questo è il senso. Sì, poi sentiremo lui, credo, se viene. Forse sta fuori, non lo so. Perdonate, io non mi sono distratto un secondo. La risposta alla domanda che le ha fatto il Presidente qual è? Me lo può ripetere? Non può ripetere. Lui si sarà sentito aggredito verbalmente, mi pare che lui si sarà questa sentito espressione. Picone, mi senta, pare che sempre usato in questo verbale, allora, lei dice questo. Sì, non sa se verbalmente... Il Picone si è poi dimesso dalla ditta Paramala Grazia, ma con chi lo ha specificato, con chi ce l'ha avuto questa aggressione, questo alterco, questa discussione, perdoni, ma mi sono distratto un attimo perché mi diciamo un secondo, se me lo può ripetere, con chi ce l'ha avuta questa... Da come ho potuto capire io, da quello che mi ha detto e mi ricordo, col signor Antonio Palamara. Col signor Antonio Palamara. Allora, il Picone si è dimesso dalla ditta Paramala Grazia, sempre lo stesso verbale, dopo aver avuto un alterco con Palamara Antonio, culminato in un'aggressione ai danni del Picone. Se lo ricorda, la conferma questa dichiarazione, signor Scopa? Se l'ho fatta, ripeto, penso che sì. Certo, se l'ho fatta. Sa se poi Picone ha avuto poi più modo di discuterne di questo avvenimento con il Picone? Io? Sì. Quando ha finito poi ne abbiamo parlato, non mi sentivo tranquillo, mi sentivo aggredito, non potevo fare tranquillamente il mio lavoro e ha lasciato. Questo è quello che ho potuto capire, insomma, voglio dire. Sa se su questo avesse relazionato o poi gli fosse stato chiesto di relazionare da parte degli amministratori su quello che era avvenuto? Picone sicuramente sì, io non era di mia pertinenza, no, non mi hanno chiesto e non ho detto. Sa se poi abbia in qualche misura modificato, abbia fatto relazioni integrative rispetto ad una prima relazione Picone agli amministratori? Sentito, ho chiuso, mi pare che ci ha riferito tutta la vicenda delle varie relazioni, controrelazioni, se non rammento male la deposizione precedente. No, perfetto. Senta, un'ultima domanda. Quella occasione in cui è stato presentato, quando mi ha detto che era stato l'anno, non me l'ha collocato forse nell'anno in cui è stato presentato Alvaro Vincenzo? No, era una domenica pomeriggio che loro forse si usavano a vedere. Ma domenica pomeriggio di che anno? Prima o dopo? Cioè lei lavorava ancora al Caffè de Paris o no, lavorava? No, ero al Margife, ero alla Margife, per l'amor di Dio, ero lì. Scusi, perché lei dice in questo verbale, avevo conosciuto Alvaro Vincenzo nel 2005 quando lavorava presso il bar-ristorante California sito a Roma, la via Bissolati. Sì, allora le spiego, io lavorando a via Veneto andavo a prendere il tram per tornare a casa a Termini e quindi io passavo, ma probabilmente l'avrò conosciuto sì, ma non sapevo chi era né niente, mi sai che voglio dire, sono passato, ciao, probabilmente sarà così. L'ho conosciuto nel 2005, quindi molto, molti anni prima che poi l'ho rivisto lì. Ma io quando l'ho rivisto lì, a distanza di tanti anni, non ricordavo. Ma poi non ha più avuto modo di incrociarlo successivamente, Alvaro, fin quando gli viene ripresentato quando lei è da Margife? Sì, diciamo, esattamente. Dal nipote? E lì io lo ricordo focalizzato adesso per quello che è la mia memoria. Ma nel 2005, che io passavo per andare a pigliare il tram a Termini, non ricordavo. E successivamente abbia avuto a che farci con Alvaro? No. Lei ha mai festeggiato il compleanno di Alvaro Vincenzo? È mai stato invitato al festeggiamento del compleanno di Alvaro Vincenzo? Io le spiego, sono stato invitato da amici che fatalità c'era questa festa poi del suo compleanno una sera del 31 luglio. Cioè mi faccia capire, lei viene invitato da amici... A mangiare. A mangiare una pizza. E poi non e fatalità c'è il compleanno di Alvaro Vincenzo. Chi è che la invita in questo dove? Non ricordo. Però è successo un anno che non ricordo se è 2016-2017. Quindi mi faccio vedere, cioè lei viene invitata da amici a mangiare in un ristorante a casa a Roma e fatalità quella sera c'è a casa una in pizzeria. Un ristorante a caso dico di Roma e fatalità quella sera c'è il compleanno di Alvaro Vincenzo nello stesso Sì. In che anno era?
non so se era 2016 o 17, dottor. 2016. Dove siete stati? Che ristorante era? Era un posto fuori le dico una bugia, fuori mano, da Basilio può essere. Da Basilio. No, il nome del ristorante non lo ricordo, dottor, però probabilmente può essere. Ma il ristoratore lo conosce lei, questo? No. Ristoratore da Basilio? No. No, eh? No. Va bene. Grazie, non ho altre domande. Grazie a lei, buon lavoro. No, deve. Solo una, Presidente, sempre in controesame. Lei sa se dopo l'alterco, meglio, Picone, le ha riferito se dopo l'alterco per caso Palamara Antonio gli chiese scusa? No, non ricordo. Non lo ricordo? Non ricordo. Grazie. Forse, ma voi poi ve lo... No, dicevo l'avvocato Locoro che era sostituto dell'avvocato Naccari. Va bene così, poi lo... Va bene così, prego, avvocato Angelelli. Poi dice rinuncia. Sì, sì, no? Scriviamolo. Vabbè, quindi c'è sostanzialmente rinuncia a risentire Scofani per l'avvocato Naccari. Avvocato Angelelli, prego. Sì, sì, proprio velocemente. Buongiorno, buonasera, anzi. Avvocato Mario Angelelli per la posizione Silvestri. Senta, quando lei ha fatto il fiduciario della Margife, chi era il commercialista, se lo ricorda? Il commercialista era lo studio Cianciarelli. E durante la sua amministrazione ha avuto mai a che fare con lo studio Silvestri? Con lo studio? Silvestri, Franz Silvestri. Mai sentito. Solo con lo studio Cianciarelli. Grazie, non ho altre domande. Possiamo congedare? Deve finire il pubblico mistero contro esaminare? No. Nessuna domanda, grazie. Si può accomodare, grazie. Andiamo grazie finito. A voi, buon lavoro. C'è un altro testimone? C'è un altro testimone, Picone. Picone? Il famoso. C'è anche un film, lo voglio annettare. Buonasera, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Allora, lei si chiama Picone? Io mi chiamo Luca Picone, sono nato il 31/08 del 1977 a Roma. Dove è residente? A via Prenestina 222. A voce alta la forma che sull'impegno di dire la consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuol dire che la sentono, le fanno delle domande, ha l'obbligo di dire la verità, ha l'obbligo di dire tutto quello che sta sui fatti, su che viene interrogato. Pubblico ministero, prego. Sì, buonasera, signor. Buonasera. Senta, diciamo dal 2009 in poi, lei che attività lavorativa ha svolto? Allora, io dal 2009, io stavo al Caffè De Parini, nel 2009 fino al 2014 che non ha chiuso. Sono entrato nel 98 lì e quindi stavo lavorando lì. E... quando viene sottoposto a sequestro il Caffè di Parì, lei che mansioni aveva all'interno di quel... Io quando viene sottoposto a sequestro ero uno chef de rang del locale, cameriere, diciamo, quarto livello. E, poi c'è stato il sequestro,
e adesso non ricordo bene la data, e dopo forse un paio d'anni o un anno sono passato ad assumere le funzioni da vice direttore, perché il direttore che c'era era stato estromesso. E quindi, direttore si chiamava? Si chiamava Rossano Poggi. Oh, e chi è? Che, diciamo, quando lei poi viene sequestrato il locale, lei con chi interagisce? Allora, io quando... chi poi la nomina vice direttore sostanzialmente? L'amministrazione giudiziaria. Sì, nelle persone di... Occhiuto, avvocato Maurizio Occhiuto, poi c'era il dottor Antonino Dattola e c'era la dottoressa D'Agostino. Questi erano, diciamo, le persone. Questi erano i tre, sì, sì, sì. Oh, e lei poi rimane lì al Caffè de Paris con questa mansione fino a quando? Fino a che è stato aperto, nel 2014 è stato chiuso e io sono rimasto lì insieme ai colleghi che erano rimasti. Ok, successivamente più avuto a che fare con gli amministratori giudiziari? Sì, dopo... premetto che sono passati parecchi anni, quindi date e determinate circostanze sono un po' offuscate, anche perché dopo quelle vicende ho cambiato parecchi lavori, dopo il Caffè de Paris, insomma, purtroppo ho dovuto cambiare parecchie volte il lavoro, non l'avrei mai voluto fare, però purtroppo ha chiuso, quindi ci siamo dovuti un po' tutti ricollegare, quindi diciamo ho avuto a che fare con parecchie persone dello staff in questi vari lavori e con parecchi clienti, quindi diciamo dopo tutti questi anni diciamo qualcosa magari non ricordo, però non mi ricordo se l'anno dopo, l'anno successivo, il 2014, il 2015 o il 2016, ho preso l'incarico sempre tramite l'amministrazione giudiziaria del Caffè de Paris, però questa volta non c'era la dottoressa D'Agostino, c'erano solo il dottor Occhiuto e Dattola. E mi hanno mandato al bar Clementi a Via Gallia come diciamo fiduciario a gestire il locale. Non mi ricordo purtroppo il mese, credo che mi pare era intorno all'estate comunque, o giugno o luglio del 2015 o del 2016, questo è documentare, è 2015, diciamo, appunto. Lo produrremo nelle varie redazioni che hanno prodotto gli amministratori. Perfetto. E mantiene questo ruolo di fiduciario di fino a Natale, in quel periodo lì, dicembre, comunque se è documentato me lo può confermare, un periodo in cui poi ho deciso di dimettermi perché gli orari erano diciamo abbastanza... Stavamo lì 15-16 ore al giorno perché dovevo aprire e chiudere l'attività senza il giorno di riposo, perché anche il giorno di riposo bisognava andare lì e fare determinate cose diciamo nell'attività, e quindi ho deciso di dimettermi. E poi ha detto successivamente a che fare nuovamente con l'amministrazione giudiziaria? Successivamente sì, dopo anche un anno penso, sono stato al Gran Caffè Cellini lì a Prima Valle, e anche lì però lì è durata ancora di meno Lei riaccetta diciamo di lavorare per l'amministrazione giudiziaria per quale motivo? Cioè, perché, occupazione aveva trovato? Perché lì a Prima Valle avrei dovuto fare un orario più ristretto, quindi diciamo potevo stare più tempo in famiglia, e allora ho accettato questo incarico. Senta, anche qua è documentare, a noi risulta che lei diciamo viene autorizzato ad essere assunto al Gran Caffè Cellini lì a Piazza Capecerato il 17 febbraio del 2016 e viene immesso poi nelle funzioni il 18 febbraio del 2016, quindi diciamo passa 3 mesi da Margite. Sì. Tre mesi, sì. Da novembre 2015 a febbraio 2016, insomma più, sì, sì, poco sì, più sì. Di 3 mesi. Che cosa le dicono gli amministratori? Cioè, che cosa avrebbe dovuto fare lì? Che mansioni avrebbe dovuto svolgere? Niente, gestire gli incassi,
gestire i fornitori, soprattutto al bar Clementi, perché io venivo dall'esperienza del Caffè de Paris e quindi queste cose già le facevo, e lì al bar Clementi, diciamo, c'era un grosso lavoro di pasticceria, facevamo parecchie forniture e anche nel punto vendita comunque c'era una discreta utenza, quindi c'era una buona vendita, e quindi gestivo i fornitori, i pagamenti, i dipendenti, e i versamenti e la banca, insomma la gestione a 360 gradi. No, ma nell'ambito di questa gestione le conferiscono un qualche incarico in particolare? Cioè le danno una qualche direttiva specifica su indirizzata verso un'attività particolare? A prescindere dalla gestione, chiaro, se lei ha fiducia non deve occuparsi della gestione, cioè, concreta, ma le dicono di occuparsi di un aspetto in particolare, se si le spiegano il motivo? Beh, controllo dell'attività, del personale, no, non è che mi danno, non capisco, se magari un po' più specifica la domanda. Lo so, se la faccio troppo specifica poi giustamente si oppongono. Le ricorda se le venne prospettato un qualche problema in particolare in relazione in quell'attività, come si strutturava, come era gestita, che tipo di... Quell'attività apriva alle 5 di mattina e... Ma che cosa, cioè era un'attività di bar? Bar, pasticceria e diciamo poteva fare anche una sorta di tavola calda, però ecco la mia esperienza del Caffè de Paris doveva portare anche a fare, diciamo, aumentare questa offerta di tavola calda che non c'era. C'era la rivendita di tabacchi? C'era la rivendita di tabacchi, c'era il Super Enalotto e il Lotto, se non mi sbaglio. Il Super Enalotto sicuro, anche il Lotto c'era. Ok, e in relazione all'attività dei tabacchi, le viene data una qualche direttiva da parte degli amministratori? Per quello dei tabacchi, dato che la mia esperienza non era, diciamo... Su quello dei tabacchi non avevo avuto un'esperienza e ci siamo, diciamo, limitati su quello dei tabacchi, nel senso che andavo solamente a prendere i tabacchi, non so ogni quanto, perché noi avevamo il patentino e quindi i tabacchi avremmo dovuti prenderli da una tabaccheria lì vicino. E quindi mi ricordo che andavo io personalmente, non, adesso se dirle ogni 3 giorni, ogni 4 o una volta a settimana, le ripeto, non me lo ricordo, però andavo proprio col carrellino, mi ricordo, andavo a prendere questi tabacchi, li portavo nel punto vendita e insieme a... Ok, questo è come si svolge la gestione. Nel momento in cui le propongono questo incarico, lei lo accettano, all'inizio della sua attività le danno in relazione ai tabacchi un qualche incarico in particolare? Questo poi lei ci racconterà corrente gestione, non andava a prendere eccetera, ma all'inizio quando le nominano fiduciario le dicono che avrebbe dovuto avviare una qualche attività in relazione specifica ai tabacchi? No, assolutamente, cioè nel senso come in tutte le attività che ho gestito avrei dovuto diciamo controllare, ma questo a prescindere da tutto, i clienti, i dipendenti, è logico che quando c'è un qualcosa tipo i tabacchi, magari se c'è qualche dipendente che fuma nel punto vendita magari potrebbe prelevare un pacchetto di sigarette, oppure gli alcolici, cioè che magari chi beve, un controllo da direttore, ecco, quello che fa un normale direttore. Senta, gliela faccio diretta, le dissero gli amministratori che lei doveva avere una particolare attenzione a verificare le entrate e le uscite, quindi a controllare il magazzino, certo, dei tabacchi e a verificare le entrate e le uscite dei tabacchi? Dei tabacchi no, perché non avevo esperienza rispetto ai tabacchi, forse l'avremmo dovuto fare in un secondo step, che però poi non c'è stato perché sono andato via, però nel primo step era questo, il controllo degli incassi e i versamenti, i dipendenti, controllare i dipendenti, e prendere in mano tutta la situazione dei fornitori, dei pagamenti dei fornitori. E diciamo dare anche un qualcosa in più all'attività portando la mia esperienza. Ok, glielo dico perché lei ricorda che sei stato sentito al pubblico ministero per questi fatti. Ok, il 19 luglio del 2016 lei rende appunto un verbale sommario informazioni e dice questo:
Per quanto riferitomi dall'occhiuto e dal dattola, presso la ditta Palamara Grazia, io avrei dovuto soltanto occuparmi dei tabacchi. Però lei sta parlando del Gran Caffè Cellini, sta parlando, no? Del Bar Clementi. Io le ho chiesto di che cosa si occupava. No, lei stiamo parlando del Bar Clementi, stiamo parlando. Io ho chiesto il Gran Caffè Cellini. Allora, scusi, no. La ripeto, probabilmente l'ho portata fuori strada io, le chiedo scusa. Allora, in relazione a ditta individuale... Nel Gran Caffè Cellini mi era stato detto di fare addirittura un inventario. Un inventario dei tabacchi, ecco, che io stavo cominciando a fare. Ma le spiega dei tabacchi, di tutto quello che c'era più che dei tabacchi, di tutta quanta la, diciamo, il materiale che c'era all'interno del Gran Caffè Cellini. Le spiegano perché le danno questa specifica indicazione in relazione ai tabacchi? Per avere una contezza, avere un controllo su quello che ci fosse nel locale, ecco, nell'attività, per avere un controllo da parte loro di tutto quello che poi, una volta fatto un inventario di quelle che potevano essere le entrate e le uscite, e avere un controllo sugli incassi, ecco. Ma rispetto alla esperienza della Margife, io parlo sempre della fase iniziale, nel conferirle l'incarico, eccetera, certo, c'era stata una qualche diversità o le situazioni invece erano assimilate? Ma no, le direttive erano un po' le stesse anche da quando stavo al Caffè de Paris, insomma, quella del controllo di farmi... No, in relazione ai poteri che lei avrebbe avuto all'interno della società, della ditta o comunque dell'attività, erano gli stessi che lei avrebbe, che le avevano affidato a Margife? Erano più ampi, erano meno ampi? Meno ampi perché lì non facevo neanche i versamenti, la gestione dei soldi non ce l'avevo lì al Gran Caffè Cellini. E chi ce l'aveva e perché non le viene affidata? Non mi viene affidata perché mi veniva detto che era un po' presto, insomma, di aspettare, perché era una zona particolare quella, e quindi andare in giro con tutto quell'incasso, mentre a Bar Clementi, diciamo, anche lei non so se conosce la zona di Via Gallia San Giovanni, insomma, è anche una discreta zona centrale, avevo la banca di fronte e quindi dovevo solo attraversare la strada per andare a fare i versamenti, lì non era così, e poi Prima Valle, insomma, con tutto il rispetto, non era proprio una zona edificante da questo punto di vista. E allora mi è stato consigliato, dice, all'inizio prendi possesso, entra dentro, vediamo come va, e poi in un secondo tempo potremmo arrivare anche a quello, ecco. Senta, e chi se ne occupava? Se ne occupavano i due fratelli, Giovanni e Antonio e Giovanni Palamara. Degli incassi, degli, diciamo, incassi, sì. Quindi di prelevarli e di portarli in portarli... avversari. Senta, il giorno... Però a me veniva, cioè, si contavano i soldi, io scrivevo quanti erano, cioè il totale degli incassi, che poi comunicavo agli amministratori giudiziari, e poi loro facevano i versamenti, però io non toccavo. Non la maneggiava? No, assolutamente no. E di questo erano consapevoli, erano gli amministratori che l'avevano detto? Sì, proprio loro, sì, sì. Senta un attimo, lei lo ricorda il giorno in cui si è immesso nel possesso, un po' che cosa è avvenuto? Mi ricordo che sono andato con il dottor Occhiuto, sono entrato e... C'era solo Occhiuto o c'era anche qualcun altro? Forse c'era anche d'altro, però lo sa cos'è, siamo andati con la mia macchina... Vabbè, si ricorda sicuramente Occhiuto? Sicuro Occhiuto me lo ricordo. E che cioè, glielo spiega al tribunale un po' che cosa è avvenuto quel giorno? Sono entrato nel locale e era, credo, l'ora di pranzo, poco prima... E ci siamo avvicinati alla cassa, non mi ricordo se c'era che poi lì c'era anche la lottomatica, sì, c'erano varie postazioni del lotto, e mi ha presentato al signor Giovanni e al signor Antonio, che devo dire, il primo giorno non erano felicissimi di vedermi, però poi, diciamo, piano, che piano. Vuol dire il primo giorno? Che cosa il primo giorno, quando mi hanno visto, insomma, non eravamo contentissimi di vedermi, ecco, del mio arrivo. L'hanno detto qualcosa? Che io avrei dovuto fare determinate cose lì, insomma, magari fino a quel giorno magari erano loro da soli a gestire il locale, magari non avevano proprio il piacere di condividere questo aspetto con me. Le però, hanno detto, diciamo, qualcosa in particolare quel giorno? Ma no, però insomma, si è visto dalla faccia, non erano proprio qualche smorfia, insomma, così.
Però insomma questo è durato quella giornata, poi già dal secondo, terzo giorno le cose sono cambiate, ecco. Anche se le ripeto, io lì dentro, veramente rispetto al bar Clementi, le mie funzioni erano veramente relative, anche col fatto che io alle 2 comunque andavo via e l'attività andava avanti fino alle 9 di sera, quindi... Le hanno dato una qualche indicazione i fratelli Palamara? Sì, solo il fatto di... Ah, i fratelli Palamara? Sì. I fratelli Palamara, no, diciamo, dopo il primo giorno, io col fatto... Ma quel primo, sto dicendo, il giorno dell'immissione in possesso, io dicevo, ero particolarmente contento, io lo sto ulteriormente chiedendo, perché poi dopo mi serve ovviamente, se non ricordo, certo, leggere il verbale. Se ricorda che le dissero, gli diedero una qualche indicazione su quello che doveva fare, in che maniera? No, diciamo, mi ricordo che proprio Antonio mi disse: siamo qui tutti per lavorare, collaboriamo e le cose andranno bene, insomma, ecco questo. Io dico perché sempre dello stesso verbale, che è quello del 19 luglio, sempre lo stesso, 2016, lei dice questo: quando sono stato immesso nel possesso, i due fratelli Palamara, alla presenza dei due amministratori, hanno immediatamente manifestato ostilità nei miei confronti, dicendomi esplicitamente che se non mi fossi comportato come il precedente fiduciario, tale Sandroni, il quale a loro dire era una sorta di tuttofare, me ne sarei pure potuto andare. Se la ricorda questa cosa? Se l'ho detta, evidentemente, ripeto, sono passati tanti anni e non... La però... conferma? Questa dichiarazione ad oggi no, ma ha detto la verità, però all'epoca. Se l'ho detta però ad oggi non mi ricordo questa, neanche questo Sandrone non me lo ricordo questo Sandrone, però le posso dire che comunque sia mi ricordo che il primo giorno non la c'è conferma questa dichiarazione, signor Picone. Presidente, questo, scusa, mi oppongo alla terza richiesta di conferma, nel senso che è già stato domandato, non ha ancora risposto alla seconda, può anche ripetere la terza, ha detto di no. Io ad oggi questa dichiarazione non la ricordo, però guardi, io se vuole ma al di là se ricorda o meno la dichiarazione, sì, le cose come sono andate, non è che poi decide di ripetere la dichiarazione lì, come sono andate le cose a suo tempo quando fu sentito dalla PG, raccontò il fatto in questi termini. Come andarono le cose lì? No, viene sentito dal pubblico ministero, scusi no. Se mi permetto. Ma, cioè, no, non prego. Perché ci sia una differenza sostanziale. Ma certo che c'è una differenza. Dal pubblico ministero viene sentito. Quindi diciamo, sì, immagine che possa avere verbalizzato una cosa diversa da quella che adesso si riduce notevolmente. Ne convenite, no? È giusto. Questo è il punto. Allora, quando è stato lì, come sono andate le cose? Lì, a suo tempo, quando è questo verbale, PM? La data, scusi, del verbale? 19 luglio 2016. Quindi in un'epoca molto vicina ai fatti, ha raccontato le cose in questi termini. Oggi lei deve raccontare come sono andate le cose. Come sono andate le cose? Le cose sono andate che sono entrato e diciamo hanno manifestato un certo disappunto nel vedere la mia presenza, ma io che non mi ricordo che mi è stato detto di questo Sandrone, che neanche so chi sia, e di... e che mi è stato detto che aveva fatto la stessa fine, cioè questa cosa non la ricordo, no, sinceramente. Non ho detto questo, guardi, è questo. Sinceramente, dicendo esplicitamente che se non mi fossi comportato come il precedente fiduciario, tale Sandroni, il quale a loro dire era una sorta di tuttofare, me ne sarei potuto andare. Non c'è scritto la stessa fine. Mi ricordo che mi è stato detto: siamo qui tutti per collaborare, lavoriamo per diciamo portare lo stipendio a casa, e io certo è logico che da fiduciario, anche se le ripeto le mie azioni erano veramente limitate lì dentro, quello che poteva essere il mio apporto per me diciamo potevo condividere questa situazione, ma non... Guardi, la dichiarazione continua, perché il pubblico ministero le chiede: ma chiedete a che titolo i Palamara avessero detto una cosa del genere trattandosi di un'attività commerciale confiscata? Ma non vi sto a rispondere. Questo è ciò che è avvenuto, ed è avvenuto la presenza dell'avvocato Chiuto e del dottor Datto. Quindi lei lo ripete due volte, il pubblico ministero non una volta sola. Dice: guardi, io questo è quello che è avvenuto, io non poi lascio a lei ovviamente le valutazioni, ma questo è quello che mi è stato detto. Se non fai come Sandroni te ne puoi pure andare. Questo è in sintesi diciamo quello che dichiara il pubblico ministero. L'ha detto una volta, sì, e poi l'ha ribadito. Che le devo dire? Non so, che... la verità. Questa è una cosa importante. Sì, la verità è che non è obbligato a dire la verità, non è che ha molta scelta. Assolutamente, ma no, però non la ricordo questa frase. Vabbè. Non la ricordo, però. Questi sono i termini della questione. Andiamo avanti. Questa veramente non la ricordo.
scusi, però il racconto continua. Dice: la presenza degli amministratori giudiziari, i quali hanno abbozzato, limitandosi a rispondere a Palamara che non si sarebbero dovuti preoccupare e che io sapevo ciò che dovevo fare. Cioè, lei descrive una scena, insomma, diciamo anche abbastanza dettagliata in questa questione, non è che la descrive. Sì, stavamo in un bar dentro con altre che persone. Che stavate in un no, bar? Stava in la un bar. Scena è diversa, scusi, mo adesso. No, siamo in un punto, in un posto dove ci sono 30 persone che magari stanno facendo colazione, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Cioè... Quindi è vero che hanno abbozzato? Chi? Gli amministratori giudiziari? Sì, evidentemente, da quello che lei sta dicendo. No, nel senso... Sto spiegando perché... Nel senso che la, diciamo, la questione, il parlare... Piccone, sembra un pesce fuor d'acqua. Deve dare delle risposte lineari, che allora, è obbligato a dire la verità. Io la risposta lineare che le posso dare oggi è che questa cosa non la ricordo. Ricordo però che diciamo, hanno, fatto, hanno assunto un atteggiamento che mi ricordo io nella, nel sì, loro voto, trovato che non... Che non erano contenti di vedere la, di vedermi in quel momento. Boh, non so se non erano contenti solo di vedere me o se di anche e di questo, vedere. Che non fossero contenti si può anche capire, ecco, perché come questo. Dire, doveva andare a mettere il naso negli affari loro, dal loro punto di vista. Ma detto questo, poi forse anche la presenza al, degli al amministratori. Pubblico ministero riferisce qualcosa di più. Riferisce che le fanno il riferimento al precedente fiduciario, amministratore, quello che era, facendone anche il nome e dicendole che. Questo è un fatto specifico, con nome e cognome, indicato specificamente da lei. Questo fatto è avvenuto o non è avvenuto? O al pubblico ministero ha detto, siccome questo al pubblico ministero l'ha detto, questo credo che qua dentro nessuno lo dubiti. Certo, però allora adesso... questo fatto è avvenuto realmente o al pubblico ministero ha detto una fola così, tanto però per problema, dire qualcosa? Il problema è che adesso non lo ricordo. Non capito? Lo ricordo. Quello è il problema serio. Perché se... lo so, molto perché... serio. Andiamo avanti. Ricorda se Antonio Palamara le dà una qualche disposizione, le dice un qualche cosa su quello che sarebbe successo nei giorni successivi? Disposizioni da Antonio Palamara no, non le prendevo, cioè me le davano gli amministratori giudiziari. A quel punto Antonio Palamara mi ha detto alla presenza dei due amministratori, domani vieni alle 9 che ci sono io così ti faccio vedere quello che devi fare. Questo è quello che dice lei al pubblico ministero. Beh, se me l'ha detto è perché magari lui era più tempo, cioè era il proprietario del posto e sapeva come. Ma se glielo ha detto, lei una mi cosa sta diversa. Dicendo, mi sta chiedendo delle cose che non ricordo proprio, cioè nel senso. Se tu devi andare a lavorare nel primo giorno in un posto di lavoro e non ci sei mai stato, non sai quello che fare. Ascolti, lei dichiara delle cose a distanza di 4-5 mesi rispetto ai fatti, d'accordo, nel 2016. Quindi qui si tratta di capire che lei non possa avere il ricordo esatto di quello che è successo, delle questa o quella parola, diciamo, può anche essere comprensibile. Ma il discorso è che lei a 5 mesi dai fatti, quando i fatti sono recenti, rende alcune dichiarazioni. Si tratta di capire se quelle dichiarazioni lei le ha rese secondo verità o se lei invece ha mentito al pubblico ministero. Questo è il concetto di fondo. D'altronde, quando le leggono quelle dichiarazioni, lo scopo è quello proprio di farle ritornare alla memoria, perché i fatti sono avvenuti diversi anni addietro e le dichiarazioni sono state rese 2016, quindi 2016, 8 anni fa, sbaglio i calcoli. Appunto, cioè, appunto, di distanza di 8 anni ricordarmele rimane difficile, a distanza di 8 anni, magari fatto al momento l'avrei potuto ricordare meglio. No, lei al momento l'ha ricordato, quello che sta scritto lì è quello che ha ricordato. Quindi io devo dare la conferma per una cosa che ho scritto 8 anni fa, che ho dichiarato 8 anni fa, però le devo dire che adesso al momento io la ricordo. Anche se non la ricordo. No, se non la ricorda, non la ricorda, evidentemente. È abbastanza singolare, perché poi voglio dire, sono fatti abbastanza particolari. Non stiamo parlando di quello che ha mangiato a una cena, un invito, è una cosa abbastanza particolare. Le è capitato spesso? No, il problema è che, le ripeto, cambiando parecchi posti di lavoro, ho avuto a che fare con parecchie persone e quindi sono successe tante cose. In questo arco di tempo fino ad oggi. Per ogni posto di lavoro poi la chiamano dal pubblico ministero per sapere quello che era successo. Però comunque no. Non faccio un lavoro d'ufficio, cioè nel senso, quindi magari faccio anche dei turni di notte e magari
i ricordi possono essere un po' offuscati. Prego, pubblico ministero. E ricorda se i due amministratori in quella circostanza hanno interagito, interloquito in qualche maniera con i Palamara? In quella circostanza? Sì, sempre io sto fermo al momento della sua immissione nel possesso. No, non ricordo. Giunti in piazza quel giorno, io mi sono recato presso l'attività commerciale insieme ai due amministratori. Giunti in piazza Cape Celatro, tuttavia il dattolo e l'avvocato Occhiuto si sono chiusi all'interno del magazzino dei tabacchi insieme ai due fratelli Palamara e sono rimasti 2 ore a parlare, mentre io sono rimasto da solo all'interno del bar. Poi, dopo che sono usciti dal magazzino, i due fratelli Palamara hanno avuto l'atteggiamento ostile a cui oggi ho fatto cenno, quindi è la terza volta lo ribadisce. Se la ricorda questa questione, questa vicenda? O me l'hanno raccontata, forse l'avvocato Chiude mi ha raccontato qualcosa, ma scusi, ma io non ho assistito a nessun... Non si tratta di assistere, lei assiste al fatto che i due amministratori si chiudono dentro il magazzino di tabacchi a parlare con i Palamara e ricompaiono, e poi dopo che ricompaiono c'è quella questione che lei oggi dice di non ricordare. Ma lei ha avuto, scusi, mi permetto, sì, qualche no, problema no, fisico, no, diciamo, che la rende poco sì, lucida? Sì, ho avuto un deperimento, ma non è perché adesso, diciamo, mi sto riprendendo, ma sempre dovuto a stress da lavoro, ma non, niente di grave, insomma. Appunto. Le ho fatto una domanda prima, gliela ripropongo. Ricorda se le dicono il motivo per il quale volevano che lei si soffermasse la sua attenzione sul magazzino dei tabacchi, i due amministratori? Le ripeto, per controllare se poi effettivamente quello che veniva venduto corrispondeva a quello degli incassi. Un po' la stessa cosa che succedeva comunque al bar Clementi. Ricorda se le dissero che, andiamo diretti, no? Che se le dissero che sospettavano che le sigarette venissero rubate? La certezza non ce l'ho, però era la stessa cosa che succedeva anche, cioè nel senso noi dovevamo fare un controllo, certo anche per questo, ma non solo delle sigarette, di tutto quello, come l'ho detto all'inizio. Delle sigarette, perdoni, dico, ce l'ha questo ricordo sì o no? Altrimenti delle poi... sigarette nello specifico no, noi dovevamo controllare tutto quanto. Gli amministratori, ho chiuso e dato, sempre lo stesso verbale, mi hanno detto chiaramente che sospettavano che le sigarette venissero sottratte. Per cui mi hanno invitato a fare subito l'inventario del magazzino dei tabacchi. Quella che gliel'ho detto, se la ricorda? E questo mi ricordo che dovevo fare l'inventario dei tabacchi. Sì, ma perché sospettavano che le sigarette venissero sottratte, questa è la motivazione. Diciamo, cioè, sempre per un problema di incassi. Se la ricorda sì o no, questa, che le hanno detto questa questione? Del fatto che sospettavano che le sigarette venissero sottratte, no, quindi fai subito l'inventario del magazzino. Gliel'hanno detto sì o no? Sospettavano sugli incassi, su quello che riguardavano gli incassi. Adesso nello specifico delle sigarette non lo so, però comunque era tutto nel calderone, cioè non erano solo le sigarette. Loro sospettavano evidentemente un po' di tutto. Cioè non capisco lo specifico le sigarette. Ma non lo deve capire lei, deve rispondere alle domande, certo, d'accordo? Però non è né per capire né per non capire. Diciamo, lei è qua per rispondere alle domande e cercare di ricordare, d'accordo? Se non ricorda, lei leggo la dichiarazione e poi tireremo le somme. Questo è. Non è il suo compito capire o non capire. Lei aveva le chiavi del magazzino? No. Chi ce l'aveva? Ce l'avevano Antonio e Giovanni. Gliel'ha chiesto, gliel'ha detto gli amministratori? Sì, sì, loro lo sapevano tutto gli amministratori. Che cosa gli ha... Infatti, quando mi dissero di fare l'inventario, mi rimaneva un po' strano, cioè io non po'... credo di averglielo esternato, un po' come la questione degli incassi, che se io poi conto le sigarette e poi alle 2 vado via, può succedere di tutto, insomma. Non potevo avere una contezza effettiva. Mai chiesto agli amministratori di avere fisicamente le chiavi anche per fare il lavoro che le avevano detto? No, perché loro erano pochi giorni che ero lì, volevano che io prendessi diciamo, coscienza della situazione, farmi conoscere anche dai dipendenti e poi piano piano, come la situazione dei versamenti, ecco.
mentre al Bar Clementi sono entrato e diciamo nel giro di pochi giorni, ma già da subito ho preso in mano le chiavi proprio, appena sono entrato mi hanno dato in mano le chiavi, sì. L'hanno tolte alla famiglia e le hanno date a me, e lì aprivo e chiudevo io. Gli incassi già dal secondo giorno dovevo trattare tutto, lì al Bar Cellini non era così. Quindi non gli ha chiesto gli amministratori le chiavi? No, non devo chiedere le chiavi, cioè, nel senso, del magazzino? No, diciamo. Sono loro che mi devono dare le direttive e mi devono dire, dice, piano piano facciamo tutto. Però questo fatto di fare l'inventario era un po' come prendere possesso, contestato mai qualcosa agli amministratori sulle modalità con le quali l'avevano introdotta i Paramara nella gestione di questa attività? Forse qualche telefonata con l'avvocato Chiudo, col Dattola, ma non... Che cosa gli ha detto? Che in questo modo, facendo in questo modo, magari staccando via le due, ma le ripeto, era nel mio interesse andare via le due, perché altrimenti avremmo ricominciato la stessa storia dell'attività precedente, non potevo avere un controllo come l'ho fatto al Bar Clementi. Sì, ma rispetto alle mansioni che lei avrebbe dovuto avere all'interno del Gran Caffè Cellini, lei ha mai contestato qualcosa agli amministratori in relazione al modo con cui l'avevano introdotta? No. E al ruolo che avrebbe dovuto avere? No, anche perché me l'hanno detto all'inizio, mi hanno detto di entrare piano piano e poi piano piano, insomma, mi avrebbero dato più poteri. Perché io, lei dichiara questo, sempre da questo verbale, io ho evidenziato ai due amministratori che davanti ai due Palamara erano stati più vaghi in ordine alle mie mansioni, ma mi hanno risposto che avevano esplicitamente spiegato ai Palamara quello che io dovevo fare. Vabbè, su per giù è quello che l'ho detto, insomma, avrò esternato ai due amministratori il fatto di non avere il pieno potere di determinate cose, e loro sicuramente mi hanno risposto che... Quindi questa se la ricorda? Sì, che non... Ho capito. Senta, ma rispetto a, diciamo, quando lei si insedia come fiduciario, diciamo, il comportamento che avevano i Palamara rispetto alla gestione dell'attività, qual era? Beh, stavano alla cassa, mi ricordo, o all'automatica e... Niente, mi ricordo... Era lei che dava le disposizioni a loro su quello che dovevano fare? No, no. E come mai questo? Perché non ancora non avevo preso possesso dell'attività, cioè, nel senso, io in quell'attività, col fatto della lottomatica e Superenalotto, i tabacchi, cioè non era proprio, come posso dire, terreno per me, terreno fertile per me, però magari piano piano avrei cominciato a capire determinate, cioè se io dovevo capire come funzionavano i tabacchi o come funzionava il lotto, mi sarei dovuto affidare o a Antonio Palamara o a Giovanni Palamara per capire. Scusi, i rapporti con i fornitori chi li gestiva? Al Barcellini loro, li gestivano loro. I rapporti con i dipendenti chi li gestiva? Loro. I rapporti con gli istituti di credito chi li gestiva? Loro. Scusi, ma lei non è il fiduciario nominato, non è lei quello che deve dare a disposizione i dipendenti, che deve avere rapporti con i istituti di credito e deve avere rapporti con i fornitori? Certo. Che faceva lei, scusi, allora? Stavo lì e controllavo la situazione, diciamo, mi appoggiavo un po' al bar, stavo lì alla cassa, però sempre fuori dalla cassa, non è che entravo dentro. E poi ho cominciato, e quando magari ho esternato questa cosa agli amministratori, mi hanno detto di cominciare a fare l'inventario dei tabacchi. No, questo poi ci arriviamo, diciamo. Quindi, diciamo, lei non dava a disposizione ai dipendenti, non dava i rapporti, non dava a disposizione ai fornitori. No, forse per quello che riguarda il bar, sì, forse per quello che riguarda il bar, ma era talmente poco tempo che ero lì, ancora. Cioè, quando uno entra dentro. Ma scusi, ma lei che aveva fatto prima della fine? Non aveva fatto il fiduciario di Margifo, non aveva fatto il direttore, certo, del vice direttore, certo, del Caffè de Paris. Certo. Quindi era inserito in quel settore, in quella. Sì, ma non nell'ambiente tipo quello di Prima Valle, perché era un ambiente un po' particolare. Cioè, rispetto alla mia esperienza era un po', diciamo, mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua. Là. Infatti da lì a poco sono andato via. Era meglio Prima Valle, mi faccio capire, perché prima... No, era meglio, Prima Valle mi ha chiesto che facevo prima a San Giovanni, cioè nel senso era meglio Via Gallia, stavo parlando adesso di Prima Valle. Quindi mi sentivo un po' un pesce fuor d'acqua e stavo cercando di capire ancora
se sarei voluto rimanere in quell'azienda, perché con quelle condizioni, insomma, non era proprio il massimo per me. Cioè, lei... a livello professionale non potevo offrire più di tanto lì. Senta, lei si insedia il 18 febbraio del 2016, la direttiva è quella di fare subito l'inventario dei tabacchi. Lei lo fa, lo adempie subito a questa direttiva? Subito no. Perché no? Perché non c'erano le condizioni in quel momento, cioè nel senso che entrato in... Che condizioni in... ci deve essere? Cioè, per capirlo io. Per capire come funzionavano i tabacchi, perché se io fino a... due c'è un inventario, come si fa? L'inventario si fa, uno entra, conta, 1, 2, 3, 5, 7, queste le abbiamo però acquistate, vuole, queste sono queste. Però ci vuole anche un metodo per fare questo, se uno non ha mai comunque trattato con i tabacchi... Perché se io ma le avevano spiegato gli amministratori come avrebbe dovuto fare questo inventario? Lei è certo di questo? Sì, mi pare di sì, che sul fatto del che dovevo contare in pratica i tabacchi che erano in magazzino, però nel frattempo magari qualcosa veniva venduto e io lo segnavo, ma quando andavo via alle 2, io il giorno dopo non sapevo nulla di quello che era stato venduto. Non ho compreso la domanda. Lei lo ricorda o le ha risposto? Scusi, lei lo ricorda o non lo ricorda che gli amministratori hanno spiegato come avrebbe dovuto fare questo inventario? Bene, non lo ricordo. Quindi non lo fa subito perché non c'erano le condizioni, questa è la sua risposta, che consistono in, cioè, non esserci le condizioni? No, nel capire come funziona tutto quanto la situazione dei tabacchi, cosa che non avevo fatto neanche al Bar Clementi, perché non l'ho gestita io la situazione dei tabacchi. Ma un inventario è un inventario, che siano tabacchi o che siano scatole di fiammi. Si conta, come dice lei. Sì. Cioè... E ovviamente si conta fino a che si è finito tutto, perché se uno conta, se ne va... Poi quelli vendono l'inventario, così non si fa mai. Ma non si poteva fare. Quindi l'hanno dato a fare una cosa impossibile da fare, mi faccia capire. No, nel senso, si poteva fare se si chiudeva il magazzino dei tabacchi e io sarei rimasto lì tutta la giornata, perché non c'erano solo i tabacchi. Se le dicono di fare un inventario, probabilmente così bisogna fare, insomma. Perché non avevo le chiavi del magazzino, non c'avevo le chiavi. E l'amministratore possono confermare che io le chiavi del locale, del magazzino. Ma le ha chieste queste chiavi, cioè per fare questo, le ha detto di fare questo inventario. Vedo che è chiaro come si fa l'inventario, perché e quindi lei per fare questo inventario che cosa ha fatto? Concretamente, che cosa ha fatto? Mi sono messo lì nel magazzino e ho cominciato a contare scrivendo tutto quanto, perché non c'erano solo i tabacchi nel magazzino, no, c'era anche la cancelleria, c'era tutto. E quindi? E quindi ho cominciato a contare, però a un certo punto dovevo andare via, perché era finito l'orario e dovevo andare via. E poi non potevo... Cioè, lei sta sostenendo oggi che aveva iniziato a farlo prima dell'aggressione su cui verremo, lei aveva iniziato a fare questo inventario? Sì, sì. Certo, di questo? Lei ricorda se è mai stato sollecitato da uno degli amministratori a fare l'inventario perché lei ancora non l'aveva fatto? Sono stato, sì, sono sollecitato, sì, sì. Mi pare di sì, mi pare che sì, mi pare che mi avessero detto di fare l'inventario. Lei ricorda se il giorno in cui è stato aggredito era il primo giorno in cui lei si era messo a fare questo inventario e non aveva fatto, che non aveva fatto no, nei giorni precedenti? No, non mi pare, non ricordo che era così. Non ricorda che era così? Allora, domanda risponde, lei viene aggredito il 29 febbraio 2016, e adesso ci arriviamo, in data 28 febbraio 2016, lei dichiara questo, l'avvocato Occhiuto mi ha contattato e rimproverato perché ancora non avevo fatto l'inventario del magazzino dei tabacchi, così come mi era stato esplicitamente richiesto dall'amministrazione giudiziaria fin dalla data di immissione in possesso. L'ha capito, signor Picone, qual è il problema? Sì. È che lei fino al 28 non fa quello che le viene detto di fare, tant'è vero che la chiama l'amministratore per dire ti ho detto che devi fare sto inventario e fallo, lei il 29 si mette a farlo per la prima volta e succede quello che andremo a dettagliare da qui a poco. Se lo ricorda ora che le ho letto questa dichiarazione, che le cose sono andate così? Che mi avessero detto di fare l'inventario, sì, me lo ricordo. Che fino al 28 lei non aveva fatto l'inventario, che il primo giorno in cui si mette a fare l'inventario è il 29 quando viene aggredito. Se non l'ho fatto, se non l'ho fatto no per mia negligenza comunque, se non l'ho fatto vuol dire che c'era qualcos'altro da fare, evidentemente. Ma non è un problema di negligenza, scusi, ma pure non mi pare che sia. Non è questo il punto. Il punto è che il pubblico ministero le sta
leggendo un suo racconto in cui lei l'inventario non l'ha cominciato, viene sollecitato a cominciarlo, quindi comincia a farlo e si interrompe evidentemente. Non è la sua negligenza, non è che stiamo vedendo se lei è solerte, negligente, non è questo il punto che interessa qua. Il punto è che le dicono di fare l'inventario, lei non lo fa, la richiamano, guarda che devi fare l'inventario, te l'abbiamo detto, comincia, poi pare che cominci e poi si interrompe, perché il pubblico ministero menzionava, anzi un pubblico ministero, veramente l'ha detto prima un testimone, dice che lei sarebbe stato aggredito, quindi non c'è neanche bisogno di girarci tanto attorno. Sì, mi ricordo, c'è stato un diverbio con... c'è stato un diverbio, come è andato il diverbio? Di questo vogliamo sapere. È andato che, con le pressioni che mi faceva l'avvocato giustamente per fare l'inventario, volevo fare l'inventario e... Però io mi ricordo... Voleva fare l'inventario, vada avanti, finisca... E niente, c'è stato un... diciamo, Antonio non era molto contento che io facessi l'inventario... E quindi io ho un po' alzato la voce, diciamo, io ho un po' mancato di rispetto e lui, diciamo, ha avuto una reazione un po', come dire, violenta, che stava venendo verso di me, stava venendo. Ah, è andato verso di lei. E io, per, diciamo, evitarlo, mi sono fatto indietro e, diciamo... Ho dato tipo un colpo da strega sulla colonna vertebrale, ecco, questo mi ricordo. Allora, scusi. E lì per lì mi pare di aver chiamato l'avvocato, chiudo perché dico non è una condizione questa per fare l'inventario, ecco. Senta, lei ricorda di aver fatto una prima relazione agli amministratori giudiziari su quello che era accaduto? No, ricordo che ho fatto delle dichiarazioni dal pubblico ministero. Sì, no, relazioni questo, scritte. Delle relazioni scritte agli amministratori giudiziari su quello che era accaduto? Penso di sì, sì. Non... Pensa di sì. Allora, col permesso del Tribunale, io le esibisco innanzitutto una prima dichiarazione datata 1 marzo 2016, che lei affirma in fede Luca Piconi alla cortese attenzione dell'amministratore giudiziario a Roma 1 marzo 2016. Innanzitutto se la riconosce e se conferma il contenuto di questa relazione. Questo poi è l'episodio che ha portato al licenziamento di Palamara. Sì, non ricordo bene come è andata, però relazione. Mi ricordo di aver fatto una relazione. Ne ho fatte due in me. È sua questa, no? Sì. Non so cosa c'è scritto, ma è sua, l'ha fatta lei. E conferma il contenuto? Mi ricordo che poi ho... Sì, adesso c'è... Che poi? Non mi ricordo se era questa o ho fatto un'altra dichiarazione che, diciamo, era leggermente diversa da questa. Ok, e ha fatto un'integrazione in cui ha precisato alcuni fatti. Oh, effettivamente il 17 marzo 2016 lei ad integrazione di quella prima... Dice, con la presente intendo fare delle rettifiche alla relazione del 1 marzo 2016 da me inviata a voi amministratori giudiziari. Quando il signor Giovanni Palamara si rifiutava di consegnarmi i contanti, seppur in maniera seccata, mi diceva che avrei dovuto attendere il fratello Antonio, non batteva i pugni sul bancone. Quando mi trovavo nel magazzino delle sigarette col signor Antonio Palamara, egli non mi spingeva fuori del magazzino, ma si poneva dietro di me con il suo corpo, indicandomi con il braccio l'uscita che era di fronte a me, urlandomi fuori. Il resto della relazione viene da me confermata in tutte le sue parti. Anche se queste mie correzioni potrebbero risultare poco rilevanti, sono frutto di una valutazione dell'accaduto con maggiore lucidità, mentre quel giorno, dato i fatti accaduti, ero notevolmente scosso, quindi ritenuto opportuno esporvi quanto sopra. Cioè lei dice, con le precisazioni che io vi dico, non ha battuto i pugni sul tavolo, non mi ha spinto
questo Palamara Giovanni, Palamara Antonio non mi ha spinto fuori dal locale, io però confermo tutto quello che ho indicato nella relazione dell'1 marzo 2016. Questa è l'integrazione a cui fa riferimento. La conferma il contenuto con queste precisazioni? Sì, sì, confermo. Perché lei in questa relazione, il 1 marzo, anche per far comprendere al Tribunale, relaziona in riferimento al comportamento di Palamara Antonio, dice: verso le ore 9.15 sopraggiungeva in magazzino il signor Antonio Palamara, il quale urlando mi intimava che non avevo capito nulla e che se volevo fare la conta dei tabacchi lo avrei potuto fare solo una volta a settimana, cioè il giovedì. Gli altri giorni della settimana, dopo aver preparato le chiusure di cassa, avrei dovuto lavorare al bar come faceva a detta sua il precedente fiduciario. Io ribadivo che non avrei ricevuto ordini da lui e che anzi i miei incarichi mi erano stati dettagliatamente impartiti dall'amministrazione giudiziaria. Il Palamara allora mi toglieva il foglio con cui stavo facendo l'inventario dalle mani, mi spingeva fuori, lei qua dice, poi precisa che non l'ha spinta fuori ma l'ha soltanto allontanata, e chiudeva energicamente la porta dietro di sé. Mi recavo quindi nel cucinotto dietro il bancone del bar per avvertire l'avvocato Occhiuto di quanto era accaduto e mentre ero al telefono con quest'ultimo venivo aggredito dal signor Antonio Palamara, il quale mi stringeva forte al collo con le sue mani spingendomi verso la finestra del cucinotto. Dopo aver mostrato al Palamara i segni e il dolore che mi aveva arrecato al collo, lui mi minacciava urlandomi che questo non era nulla rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Di seguito ho lasciato il locale recandomi al pronto soccorso di quell'ecocopia del referto. Questa dichiarazione la confermo, con le precisazioni questa, che ha fatto questa, prima. Questa cosa non mi ricordo del... C'è una differenza fondamentale con quello che le hanno detto prima. Quello che le hanno detto prima è comunque un verbale riassuntivo fatto dal pubblico. Questo l'ha scritto lei. Però gli ripeto, non ricordo che ci dica no, me l'ha scritto qualcun altro e me l'hanno fatto certo, firmare. No. Ma l'ha scritto lei, l'ha firmato lei e lei l'ha portato alla mia. Quindi capisce bene che è una differenza fondamentale, certo. No? Quella è tutta farina del suo sacco, come si dice. No, ricordo, l'ha ricordo pensata, che l'ha scritta, l'ha messa che veniva lei. Verso di me e io mi sono allontanato e mi ricordo della schiena, non mi ricordo del per il resto la conferma tutta la dinamica come è andata, l'ha scritta lei questa qua, con sì. Le precisazioni del 17 marzo che io le ho letto. Sì, sì, però non mi ricordo le mani al collo, non me le ricordo. Mi ricordo che veniva verso di me e io sono andato indietro. Perdoni, la botta alla schiena. Questa l'ha scritta lei, eh? Pubblico Ministero, passiamo oltre. Per il Tribunale la questione. Lei è andato al pronto soccorso, poi si è fatto refertare al pronto soccorso? Soccorso, sì. Perché veda, al pronto soccorso, quando le fanno le anamnesi, lei dice, riferisce di aver ricevuto minacce da persone note, questo è quello che dice lei a quello del pronto soccorso. Questa mattina sarebbe stato aggredito da una persona nota che lo avrebbe spintonato, avrebbe stretto le mani intorno al collo, riferisce attualmente disturbi della glutizione e dolore a livello lombare. Evidentemente è andato così. Senta, lei ricorda se poi ha fatto un'ulteriore precisazione, integrazione a questi fatti? Non ricordo bene, ma ricordo di aver chiarito con Antonio diciamo tutto l'accaduto, questo lo ricordo. Non ricordo se ho fatto una dichiarazione o se ci siamo sentiti, comunque mi ricordo che abbiamo chiarito entrambi. Me lo può spiegare questo chiarimento, in che cosa è andato, lo può riferire al Tribunale cortesemente? Diciamo abbiamo fatto entrambi un passo indietro ecco, su quello che è successo, e quindi... Cioè, che cosa è successo? Dico, lei poi dopo sul fa questa che magari io... il signor Palamara Antonio viene licenziato, questo sul lo fatto sa che io magari, sì, sul fatto che io magari sono stato, ho diciamo scaturito in lui questa reazione e con il mio comportamento che è un attimino magari eccessivo perché subivo le pressioni da parte dell'amministrazione per fare questo inventario, magari volevo essere un po' più sbrigativo e quindi magari ho usato dei termini. Cioè, scusi, è lei che dice a Palamara che è stato come mi ha detto? No, nel senso che quel giorno diciamo magari ho alzato un po' la voce, lui essendo questo anche... è lei che lo dice?
A Palamara? Lo sto dicendo io adesso a lei. Sì, no, ma Palamara la contatta per chiederle che cosa? Facciamo proprio. Palamara la contatta e le dice. Mi ricordo che ci siamo andati a prendere un caffè, credo proprio lì a Barcellini. E che cosa vi dite in quell'occasione? È che ci siamo, abbiamo chiarito quello che era successo. Io da parte mia, che magari ero entrato lì nel magazzino e gli avevo magari intimato il fatto di levarsi e di farmi fare l'inventario, e lui magari con questa reazione che ha avuto. Cioè lei si è incolpato di un qualche comportamento? No, non è che mi sono colpato, magari diciamo due uomini se capiscono quello che il perché è successo un qualcosa e lo vanno ad analizzare, ecco. Ma scusi, Palamara Antonio la contatta e le chiede che cosa? Ma non mi ricordo. Perché io questo la voglio. Non mi ricordo com'è andata, se mi ha contattato o se. Va bene, vi sentite. Palamara Antonio le chiede un qualche cosa rispetto a quello che era accaduto? No, era solo una, diciamo un fatto per risolvere la questione tra uomini, come te posso dire, a parte l'aspetto lavorativo. Diciamo una questione che è sgradevole, che era successa tra entrambi. Ha fatto riferimento in qualche maniera a ciò che lei aveva relazionato all'amministrazione giudiziaria? Questo non lo ricordo. Ok, allora. Poi gliela mostro, in questo verbale dimostrano questo, anzi gliela mostro subito, è una dichiarazione che lei sottoscrive assieme a Palamara Antonio l'8 aprile del 2016 con anche una firma di un legale. A prescindere da questo, innanzitutto mi dica solo se la riconosce, poi ci torno. La riconosce? Sì, la riconosco. Ok, allora lei dice questo: ho sottoscritto la dichiarazione che mi avete esibito, che è quella che oggi le sto mostrando, perché qualche tempo dopo l'aggressione del 29 febbraio 2016 Antonio Palamara mi ha contattato telefonicamente, mi ha detto che era stato licenziato a causa della relazione che avevo fatto agli amministratori e mi ha chiesto la disponibilità a ridimensionare quanto avevo relazionato, affermando che anche io avrei avuto un atteggiamento irriverente. Io gli ho risposto che se anche io avessi avuto un atteggiamento irriverente, questo non avrebbe comunque giustificato la sua aggressione. Se lo ricorda? Io non mi ricordo neanche della chiamata, mi ricordo che comunque c'era stato un chiarimento, questo me lo ricordo. Il chiarimento è questo. Il chiarimento è questo fra lei e Palamara. Il chiarimento è che ci siamo parlati e abbiamo fatto un passo indietro entrambi su quello che è accaduto. Questo non è il chiarimento. Passo indietro entrambi. Lei, guardi, io se vuole glielo rileggo, perché Antonio Palamara mi ha contattato telefonicamente, mi ha detto che era stato licenziato a causa della relazione che avevo fatto agli amministratori e mi ha chiesto la disponibilità a ridimensionare quanto avevo relazionato, affermando che anche io avrei avuto un atteggiamento irriverente. Io gli ho risposto che se anche avessi avuto un atteggiamento irriverente, questo non avrebbe comunque giustificato la sua aggressione. Però poi lei sottoscrive questa dichiarazione, certo. Le chiederò poi perché. Se lo ricorda che sono andate così le cose? Sì, sì. Come mai allora lei sottoscrive una dichiarazione in cui dice: ma anche se io ho avuto un atteggiamento irriverente, questo non giustificava perché il fatto. Lei invece sottoscrive una dichiarazione in cui dice: intendo dare ulteriori chiarimenti, ovvero precisare che l'aggressione avvenuta nei miei confronti da parte del signor Antonio Palamara è stata dettata da un atteggiamento inconsapevolmente irritante per i toni imperativi erroneamente utilizzati dal sottoscritto. Perché? E questo non prescinde dal fatto che abbiamo voluto chiarire, cioè nel senso. Sì, ma perché lei sottoscrive detto, questa dichiarazione se per lì ho detto che non corrisponde a quello che lei dice a Palamara? C'è una differenza tra. La coglie la differenza fra le due cose? Allora, lì ho detto a Piccone, la coglie la differenza fra le due? Ma una netta differenza, non la colgo perché. Non la coglie? Se lì gli ho detto. Però la colgono tutti quanti. Qua. Se lì gli ho detto che poteva non essere giustificata la sua reazione, e poi comunque sia c'è stato il chiarimento. Vabbè. Cioè, non è che io ho chiuso le porte e ho detto no. Dato che c'è fatto un motivo questo, per il quale lei si determina a redigere e a sottoscrivere questa ulteriore dichiarazione dell'8 aprile del 2016? Sì, perché comunque sia oltre a questo del chiarimento tra uomini.
No, questo è l'unico motivo, perché comunque sia c'era stato un rapporto anche lavorativo e quindi non mi piaceva, insomma, avere un attrito del genere. Un rapporto lavorativo di 11 giorni? No, perché noi ci siamo conosciuti anche quando venivano a prendere i cornetti. Non è un rapporto lavorativo, loro erano clienti. Venivano però a prendere i cornetti, ma aiutavano a scaricare. Okay. Perché sempre in questo verbale veda, le chiedono spiegazioni. E lei dice, tuttavia, poi riflettendoci, ho pensato che preferivo chiudere questa storia. Per cui mi sono recato presso il mio legale e ho sottoscritto la dichiarazione che mi avete esibito. Ho preferito fare così perché ho una moglie e due figli e voglio stare tranquillo. Non vedo cosa ci sia di male. Cioè. No, ma nessuno l'ha detto. Nessuno le sta dicendo che sia di male. Io ho chiesto se c'erano altri motivi oltre al chiarimento tra uomini che l'hanno spinta a sottoscrivere questa dichiarazione. No, io sono una persona abbastanza pacifica anche per strada, cioè non ci deve essere un motivo particolare per andare d'accordo. Non funziona. Allora, io sto dicendo che lei, il pubblico ministero, dice di essersi determinato a sottoscrivere questa dichiarazione, che è difforme rispetto a quello che lei aveva detto a Palamara, per un motivo. Perché ho pensato che preferivo chiudere questa storia, per cui mi sono recato presso il mio legale e ho sottoscritto la dichiarazione che mi avete esibito. Ho preferito fare così perché ho una moglie e due figli e voglio stare tranquillo. È così. Lo ribadisco, non c'è nulla di male. È così, ma è andata così. Sta dicendo che c'è qualcosa di male. Ma non perché ci deve essere qualcosa, è perché uno vuole stare tranquillo con le persone, non vuole attriti, cioè nel senso. Non vedo qual è il problema. Ma magari se ho esternato il fatto ho una moglie e due figli, voglio stare tranquillo, anche perché mia moglie, anche la prima volta quando sono andato via dal Bar Clementi, perché stavo 16-17 ore al giorno lì, voleva più. Adesso vediamo. Senta, ma lei di questa questione, poi di questa del fatto che avesse modificato già in data 17 marzo 2016 la sua relazione, ha avuto modo di parlare con gli amministratori giudiziari? Non lo ricordo nello specifico, però credo di sì, cioè non lo ricordo, sicuramente ci siamo sentiti per telefono con l'avvocato Occhiuto. Ricorda di averne parlato con l'avvocato Occhiuto? Sicuramente ci avrò parlato, ma non mi ricordo che gli ho detto. Cioè, ricorda se detto quello che è successo. L'avvocato Occhiuto le ha chiesto spiegazioni dei motivi per i quali lei aveva già fatto una prima integrazione in cui diceva quello che abbiamo letto il 17 marzo 2016? No, non lo ricordo. Ricorda se in risposta a quello che le chiedeva l'avvocato Chiusi, lei gli ha detto che temeva di avere ripercussioni in ragione dei personaggi che erano coinvolti nella vicenda e di aver detto all'avvocato Chiuto ho famiglia? Se, probabilmente gliel'ho detto, sì, ma sì. Ricorda se in quella circostanza in cui parlava con l'Occhiuto lei era spaventato di quello che era accaduto? No, più che altro ero infastidito della situazione, cioè che era un ambiente che non faceva proprio per me. Forse ero un po' pentito della scelta che avevo fatto di andare lì. Allora, nei giorni successivi all'integrazione, questo è quello che dichiara l'avvocato Occhiuto e che le viene letto nel corso del verbale. Nelle giorni successivi all'integrazione, infatti, ci siamo incontrati con l'avvocato Occhiuto, con lei, sta dicendo Occhiuto, e gli ho chiesto spiegazioni. Nella circostanza, Picone, mi ha detto che temeva di avere ripercussioni in ragione dei personaggi coinvolti. Ricordo che ha detto ho famiglia. In tale occasione, dice Occhiuto, ho visto una persona spaventata, ma non ha aggiunto altro. Il Picone dichiara la dichiarazione resa dall'avvocato Occhiuto di cui mi avete dato lettura corrisponde a verità. Che devo dire? Se ho detto così, però al momento non lo ricordo, torniamo al discorso di prima. Ricordo alcune cose che ho detto, ma Picone, io le devo ricordare che lei qua ha l'obbligo di dire la verità. Sì, senz'altro. Senz'altro niente, ha l'obbligo di dire la verità. Io al momento determinate sfumature di quello che ho detto non le ricordo. Non sono sfumature, stiamo discutendo da mezz'ora, non di sfumature, di cose sostanziali.
non sono sfumature. Scusi, Presidente, sto soltanto vedendo se... Lei dopo... dopo essere stato licenziato dal, dopo che si è dimesso da, dopo questa questione lei si è dimesso, giusto? Dopo lì a Gran Caffè Cellini, sì. Intende, sì. Lei ha avuto modo di confrontarsi o di parlare o vedere Scofano Marcello successivamente? Con Scofano Marcello siamo amici da 20 anni. Mm. E quindi... ci conosciamo dal 1997, anzi forse anche di più di 20. Siamo stati colleghi per tanti anni al Caffè de Paris, siamo amici di famiglia, no? Cioè, nel senso... qui diciamo è un rapporto, ci sentiamo continuata un giorno sì e l'altro anche forse. Okay. Nel senso... e dopo che lei viene sentito il 19 luglio del 2016 al Pubblico Ministero, lei si è incontrato, si è contattato telefonicamente il signor Scofano dopo essere stato sentito dal Pubblico Ministero? Non ricordo bene, ma sicuramente sì, cioè nel senso, perché tutti i giorni ci sentiamo, quindi sicuramente l'avrò sentito anche quel giorno. Mm. E ricorda se vi siete incontrati? Ci siamo incontrati. Vi incontrate tutti i giorni, lei e Scofano? No, però spesso abitiamo vicini, spesso ci incontriamo. Ricorda se vi siete incontrati dopo che lei è stato sentito dal Pubblico Ministero? Non ricordo bene, ma è probabile, cioè nel senso, se è successo è probabile, perché comunque ci vediamo spesso, quindi... E lei ricorda se il giorno dopo che lei è stato sentito il suo amico Scofano Marcello è stato pure sentito dal Pubblico Ministero? Mi ricordo che anche lui era stato chiamato, non ricordo se il giorno dopo, però ricordo che anche lui è stato chiamato per la stessa situazione, insomma. E per dopo cui che lui era stato sentito dal Pubblico Ministero, vi siete sentiti telefonicamente, vi siete incontrati? Probabile, sì. Dopo che ero, cioè nel senso, dopo che ero stato sentito io? No, dopo che è stato sentito, dopo che è stato sentito lei, già gliel'ho chiesto, dopo che è stato sentito Scofano, che viene sentito dopo di lei. Ricorda se vi siete sentiti telefonicamente, sì. Se vi siete incontrati? No, penso proprio di sì, sì. Se ci siamo incontrati non ricordo, sicuramente ci siamo sentiti per telefono, poi se ci siamo incontrati è possibile, ci saremmo andati a prendere un caffè, le ripeto, abitiamo vicini, siamo amici. Andiamo a cena fuori insieme, cioè nel senso siamo amici, quindi... D'accordo, grazie, io non ho altre domande. Ovviamente, Presidente, tutti i documenti che abbiamo mostrato oggi, tanto all'avvocato Occhiuto quanto al
teste picone saranno oggetto alla prossima udienza di non ci sarò io, ci sarà il collega Musarò, però collega, insomma, appronteremo una produzione che sarà comprensiva di tutti i documenti che abbiamo mostrato oggi. Grazie Presidente. Avvocato Corretti, prego. Buonasera. Ma davanti deve venire sempre, perché il microfono dietro. Ma sai che sto passando pure io? No, no. Tanto guarda. Quando lei viene assunto, o comunque quando lei viene incaricato, poi vedremo di che ruolo nella tortuga, è lei che si propone all'amministrazione giudiziaria o la cercano gli amministratori giudiziari? Allora, credo sia stato io a contattarli. Per quale motivo? Perché mi ero liberato dall'occupazione che avevo e ho dato la mia disponibilità per un eventuale incarico. E lei firmò un contratto con la Tortuga o Palamara Grazia per subentrare nel ruolo? Non sa che questo non lo ricordo bene, perché mi pare che c'era stato qualcosa che non mi tornava proprio sul contratto, che credo che non l'abbia mai firmato il contratto. Però anche questo non, però una cosa mi ricordo bene che dissi all'avvocato che in pratica non avevo ricevuto il compenso per quei giorni che sono stato lì. E mi arrivò una cosa dell'Agenzia delle Entrate che dovevo pagare le tasse per quel periodo lavorato, e mi ricordo che gli feci una battuta: devo pagare le tasse pure per dei soldi che non ho preso, una cosa del genere gli dissi. E, però del contratto, se l'ho firmato o no, non ricordo. Però quando le diedero l'incarico le parlarono di essere fiduciario. Sì. Allora le vorrei leggere, per contestarlo, un passaggio delle SIT del 19 luglio 2016, perché lei dice, a domanda risponde, in data 18 febbraio 2016 sono stato immesso nelle funzioni di fiduciario della ditta Palamara Grazia, nominato agli amministratori Occhiuto e Dattola. Devo dire tuttavia che io ho appreso di essere formalmente il fiduciario solo poco prima di dimettermi, quando ho firmato il contratto di assunzione nel quale era scritto che ero responsabile del punto vendita. Mi chiarisce, perché io non ho ben capito la successione temporale di questa frase. Cioè lei firma il contratto a dimissioni già avvenute e lì, ecco, legge che ruolo aveva? Questo, forse era successo questo, sì. C'era qualcosa di strano sul contratto, infatti mi ricordavo che qualcosa c'era, ma adesso se non l'avevo firmato all'inizio, l'ho firmato dopo, però mi ricordo che c'era qualcosa che non mi tornava, ecco. Però pure lì sono passati 10 anni, non posso ricordarlo benissimo. Lei, a domanda del pubblico ministero, ha detto che i primi giorni si occupava di scrivere il totale degli incassi che poi comunicava agli amministratori giudiziari. Sì. Però non aveva poteri di versamento. Ricordo. No. Ma questi incassi erano anche gli incassi, erano gli incassi solo della Tortuga, gli incassi della Palamara Grazia, cioè erano anche gli incassi delle sigarette? Bella domanda questa. Nel senso, lei percepiva la differenza degli incassi a seconda della tipologia dei prodotti? Credo che erano solo quelli del bar, non delle sigarette. O forse erano bar e sigarette e non c'era la lottomatica. Però tra le relazioni che le ha mostrato il pubblico ministero, cioè la prima, quella del 1 marzo 2013, anzi prima le chiedo un'altra cosa, così ci arrivo. Lei nei primi giorni riuscì a occuparsi della cassa del locale? Dove? Dal Gran Caffè Cellini? Sì. I primi giorni no. No, io non mi sono mai occupato della cassa. No, non intendevo la cassa, stare alla cassa, intendevo rendicontare gli amministratori giudiziari sull'incasso. Diciamo, però non ricordo se erano gli incassi che io comunicavo agli amministratori, non mi ricordo se erano del bar insieme alle sigarette o solo del bar.
credo che c'erano anche le sigarette, perché poi la lottomatica era una cassa a parte. Mentre non entrò mai al magazzino? Nel magazzino sarò entrato forse un paio di volte, però non avevo cominciato ancora a fare l'inventario, ecco. Ma lei ha detto che non aveva le chiavi? No. E quella mattina lei come entra nel magazzino? Mi è stato aperto. Da chi? Da uno dei due fratelli, non mi ricordo se Antonio o se Giovanni. Di quale mattinata stiamo parlando? Quella fatica? Mi scusi, ha ragione, la mattina in cui poi ci fu l'aggressione, discussione, alterco con Palamara Antonio. No, mi è stato aperto, mi è stato aperto. E prima di leggere la relazione l'ha vista, quindi volendo la memoria dovrebbe esserle un po' ritornata. Palamara Antonio, quando la allontana dal magazzino, le dà una ragione specifica per cui lei quel giorno non poteva fare l'inventario o in assoluto le no, dice... No, perché lei secondo lui era inutile fare l'inventario, farlo in questo modo poi. E devo dire che tutti i torti non ce l'aveva. Non le dice, visto che lei l'ha letta la lettera, che andava fatto solo il giovedì? Sì, sì. Non ricordo, sinceramente. Lei ricorda, in quel posto no perché è stato poco, ma lei ricorda se nel precedente bar le sigarette venivano prese dal monopolio una volta a settimana o tutti i giorni? Io. No, tutti i giorni no. Credo che le prendevo 3 volte a settimana. Però spiegazioni sul perché di questo giovedì che lei indica nella lettera non se le ricorda. Perché forse il giovedì arrivavano le sigarette, non me lo ricordo. Perché quella era proprio tabaccheria, non aveva il patentino. E mi scusi, visto che l'ha detto, sulle modalità, che tipo di modalità le contestava? Dell'inventario? Sì. Che fatto in questo modo non c'era poi una contezza specifica di quello che... Per quale ragione? Perché col fatto che io poi andavo via alle 2 e farlo mentre il locale stava lavorando e quindi venivano prelevate stecche di sigarette per venderle, che c'era un bello smercio lì, quindi io qualcosa segnavo, ma logicamente poi quando c'era tanto lavoro magari mi scappava la cosa. Ma... Grazie, non altre domande. Scusi una cosa, ci spiega una cosa, lei ha detto che doveva rendicontare quelli che erano gli incassi, ho capito bene? Sì, comunicavo ai miei amministratori. E come faceva a rendicontare se alle 2 se ne andava? Cioè poi quello che succedeva dalle 2... Quindi lei rendicontava fino alle 2? Certo. Poi dopo... L'incasso della sera no. Ho capito, vabbè. Altre domande dei difensori? No. Il pubblico ministero vuole concludere l'esame? Grazie Presidente. Si può concludere, grazie. Grazie. Ovviamente ci riserviamo ogni determinazione poi per lei. Presidente, mi perdoni. Che? Abbiamo seguito anche documentalmente alla produzione della volta scorsa. Approfitto della presenza del dottore perché poi non ci sarà la prossima udienza e poi riguarda le udienze che abbiamo avuto assieme. E c'era una produzione documentale, io poi avevo preannunciato una nostra produzione documentale che riguarda la denuncia querela di Silvestri. Ah, sì. Che ha fatto, insomma, sì, di cui sì, ci sì. Ha parlato Boy, insomma, che è quella vicenda che abbiamo chiarito. Penso che non ci sono problemi, peraltro l'abbiamo prodotta anche a Riesa. Allora, è un documento noto. PM. Vabbè, mo sta leggendo poi giustamente. Mi riservo la prossima udienza, Presidente. Vabbè, allora diciamo che la depositate e poi eventualmente l'ufficio di procura pare come reciproco come per i documenti del pubblico ministero. È noto. Pubblico ministero, la prossima udienza è il 20. Sì. La prossima udienza ci sarà il collega Musarò. Innanzitutto, vabbè, no, la traduzione la fate fare alle 10, però l'udienza la cominciamo 10:30, 11:15 perché devo prima sfoltire varie cose. Viene d'Attola o no la prossima udienza, dottor Luciani? Questo è il punto. No. Non facciamo in tempo adesso a recitarlo, no, Presidente, okay. Purtroppo. Quindi ci sarà il collega Musarò, a questo punto vediamo se invertire, perché ci sarebbe stato il collega Musarò per 2 udienze e poi io. Vabbè, vediamo se invertire o meno, diciamo, questo è un problema per nostro. Per i difensori, ovviamente. Venerdì l'istruttoria... Ma anche noi avevamo citato per oggi, Presidente, non so se vi è arrivato a comunicazione,
in realtà un legale mi ha avvicinato oggi per dirmi che non sarebbe venuta. Avevamo citato anche la dottoressa Sesana. Ah sì, è vero che si è in lista testi, che però insomma non si è presentata, quindi vabbè. Non so se abbiamo mandato, se ha mandato poi una giustifica a voi. Per l'udienza del 20 giugno il collega mi comunica che saranno citati i testi Crisanti, Rubei, Gabriella, il numero 47 della lista, Ricci Ugo, il numero 46, poi il sovrintendente della squadra mobile Morana Luigi al posto di Panzanelli Remo, Cannizzaro Roberta, il testo è il numero 31, e Cora Andrea, il testo è il numero 32. Si produrranno poi in qualità di atto irripetibile i verbali resi da Panzanelli Remo in quanto è deceduto. Il testo 45 della lista sarebbe. Alla presenza oggi è presente chi? La Kazaku, Kazaku Maria Evelina. Va bene. Buongiorno, allora mettiamo a verbale che Kazaku Evelina dichiara fin d'ora di rinunciare alla prossima udienza, quindi non va tradotto. Per gli altri valgono traduzioni, autorizzazioni, tutto quanto. Video collegamento, eventuali giustificazioni della testa, visto che oggi noi non siamo in grado con la testa. Sì, va bene, ma... Poi la cancelleria valuterà se è arrivata una giustificazione al test che manca alle 11:15, però la traduzione non alle 11:15 che arrivano a mezzogiorno, alle 10:30 non sta qua. Arrivederci.